seminario, quali sono le finalità principali, che cosa intendiamo farne. Allora, l'idea di questo seminario, che è coordinato da un piccolo gruppo composto dalla storica Valeria De Plano, dall'archivista Leonora Todde, dallo stesso Gianluca Gaias e da me, che sono Raffaele Cattedra, è un seminario interdisciplinare, seminario di ricerca che però vogliamo aperto anche ad un pubblico più vasto. Seminario sul tema della città cosmopolita, che è anche un sottotitolo che per noi è importante, teorie, fonti e metodi di ricerca. Vorremmo farne uno spazio di dialogo, uno spazio di confronto, non un webinar ma un meeting, se vogliamo riprendere le parole del nostro amico Nicola Melis, che ieri ce lo ricordava. Quindi un confronto critico ma anche animato, che favorisce lo scambio di visioni e di approcci su questo tema. L'idea nasce all'interno di un programma di ricerca che si chiama NAR, dove narra sta per narrazione, per racconto, e mi sta per minoranze. Il titolo è Ripensare le minoranze, narrazioni nazionali e territoriali fra fratture e ricomposizioni. È un progetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna e questa è una delle prime attività, insomma, di questo progetto, che associa un gruppo di docenti e di ricercatori di due dipartimenti, del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari e di quello di Scienze Politiche e Sociali. E brevemente vorrei ricordarvi i nomi degli altri colleghi che ci sono implicati e che animano questo progetto, gli storici e gli archivisti Cecilia Tasca. Cecilia è anche coordinatrice del dottorato che è legato a questi due dipartimenti e che è associato strettamente al seminario. Infatti, oltre a Gianluca, ci saranno nei prossimi incontri dei dottorandi che presenteranno appunto le loro ricerche in corso. Poi abbiamo la storica Cecilia Novelli, il professor Luca Lecis, Maliangela Rapetti, Giampaolo Salice, Eva Garau e l'africanista Isabella Soi. E poi ancora un gruppo di geografi con Marcello Tanca, Monica Iorio, Andrea Corsale e ultima arrivata la dottoranda Cinzia Azzeni. Allora, quali sono qual è il focus, quali sono i temi principali di questo progetto? Un progetto legato a un approccio che possiamo chiamare quello della public history o della public geography, cioè di una maniera relativamente nuova di fare scienze sociali aprendo le porte dell'università al mondo che sta intorno. L'Accademia che esce dal suo contesto e in qualche maniera si impegna a capire, non solo a divulgare la sua ricerca, ma anche a cogliere dalla società nella quale si situa delle tensioni, dei nodi, delle problematiche e quindi a stabilire un dialogo con il mondo che ci sta intorno, e questo necessita da parte degli studiosi un certo impegno. Oltre alle public history, alla geografia pubblica, alla storia pubblica, ci sono anche le digital humanities, cioè le umanità, le scienze umane e sociali legate alle nuove maniere tecnologiche per diffondere l'informazione, ma forse su questo dedicheremo un altro incontro. Di che si tratta nel progetto Narrami? Di porre attenzione alla maniera in cui le minoranze sono raccontate, oppure le minoranze si raccontano loro stessi, di cercare un confronto sulla maniera egemone di raccontare le minoranze dalla parte di chi ha il potere, dalla parte di chi è maggioranza, per esempio, e di come gli individui e le comunità si possono raccontare loro stessi attraverso diverse modalità. E questa analisi delle rappresentazioni, delle pratiche, dei racconti identitari, territoriali, ma anche degli aspetti simbolici di come ci si racconta come minoranza, in questo progetto sono analizzate non solo in Sardegna, siamo in Sardegna, quindi la Sardegna è oggetto della nostra ricerca, ma più in generale la regione mediterranea e anche l'Europa centro-orientale e l'Africa subsahariana, con un'attenzione di scala. Ma soprattutto, vorrei ricordare un altro paio di punti di questo progetto, essendo legato anche a questi approcci pubblici delle scienze sociali, cercare di dare voce a chi in realtà non ce l'ha, a attori relativamente marginali o proprio esplicitamente marginali della nostra società,
che all'interno di processi politici, insomma, non è scontato che la loro voce sia ascoltata. E quindi i ricercatori che sono implicati in questo progetto cercano di cogliere queste voci attraverso tutta una serie di metodi, tutta una serie di fonti, eccetera, eccetera. E nel nostro progetto anche c'è una tensione molto forte fra due aspetti: quello della rappresentazione, come sono rappresentate le minoranze, è quello della rappresentanza, cioè una forma molto più politica nella quale che ha a che fare con la cittadinanza, rappresentanza che significa una minoranza che si rappresenta essa stessa e che cerca di avere un ruolo politico. Quindi noi lavoriamo in questa tensione fra la visione esterna e la visione interna di queste minoranze. E proprio questo punto, di questa tensione mi fa pensare a alcune riflessioni del filosofo Massimo Cacciari, quando in un librettino, insomma, del 2004, che si chiama appunto La città, che riprende un suo seminario che ha fatto qualche anno prima a Fiesole, ricorda nel primo paragrafo, che si chiama Polis e Civitas, la radice etnica e la concezione mobile della città. Cioè questa sorta di opposizione fra l'idea della polis, che è centrale in tutto il nostro discorso sul cosmopolitismo e sulla cittadinanza, che è intesa in origine come la dimora, il luogo, la sede del genos, cioè di una stirpe determinata, di gente che è nata in quel posto. Poi esistono gli altri che possono essere ammessi o meno. Invece nell'idea della civitas, che viene fuori, come dire, nella cultura romana, che poi ha dato luogo anche a un grande impero, l'impero è un po' legato in generale al cosmopolitismo, la civitas invece non è fondata sul radicamento di chi è lì, ma rimanda invece al confluire, al convenire di persone molto diverse, di religione, di etnia e magari anche di lingua, e messe che riescono a stare insieme grazie alla legge. Quindi la nostra riflessione sulla città cosmopolita si muove piuttosto verso quest'idea della civitas, ovvero da dove viene fuori il concetto di cittadinanza. Un secondo punto da cui viene fuori questo seminario che inauguriamo oggi è un evento, un progetto di ricerca precedente, nel quale erano implicati più o meno gli stessi ricercatori, che si chiama Cosmomed. Tracce di cosmopolitismo intorno al Mediterraneo, migrazioni, memorie, attualità. E questo progetto di ricerca ha dato luogo a un evento proprio un anno fa, fra ottobre e novembre 2019, che abbiamo realizzato nel Centro Culturale d'Arte del Lazzaretto di Cagliari. Constava di un convegno proprio sul concetto di cosmopolitismo e speriamo che prossimamente gli atti dei contributi di questo convegno non possano essere pubblicati, speriamo nel 2021, è un convegno nel quale sono stati coinvolti circa una trentina di partecipanti. Poi una mostra multimediale, una mostra che contiene fotografie, video, opere d'arte, carte soggettive legate alla migrazione, che si chiama Cosmomed Tracce e che attualmente è ospitata al Museo di Arte Contemporanea di Calasetta, è curata da Elfisio Carbone e da Rosy Giua ed è ospitata a Calasetta proprio in questa piccola città dell'isola di Sant'Antioco, l'isola nell'isola, in occasione dei 250 anni della fondazione di questa città. E sappiamo, noi in Sardegna lo sappiamo, che molti di questi abitanti hanno un'origine migrante, vengono da Tabarca in Tunisia, con una storia molto lunga che forse racconteremo un'altra volta. E quindi ha a che fare anche con questa dimensione cosmopolita. Un terzo elemento di questo progetto di ricerca sono stati dei tavoli tematici che abbiamo realizzato nel Cosmolab, ovvero nel laboratorio di riflessione problematica su Cosmomed, nel quale sono stati coinvolti, oltre che docenti, ricercatori del nostro gruppo, anche studenti della nostra università e di altre università. E in uno di questi tavoli, che fra l'altro era proprio coordinato da Nicola Melis e da Gianluca Gaias, questo tavolo era intitolato La città cosmopolita. Lì abbiamo cominciato a riflettere su questo, sul progetto di un seminario, ma anche gli altri tavoli che erano legati alle questioni ebraiche o alle mobilità, agli approdi, alla multiculturalità,
a come tutto questo può essere raccontato, per esempio, attraverso la multimedialità, tutto ciò in qualche modo confluisce su questo tema. Allora, tenendo presente questa articolazione fra rappresentazione e rappresentanza, o meglio, fra rappresentanza e rappresentazione, vorrei chiudere riferendomi, mi piace ricordare che, come abbiamo raccontato nel convegno, Cosmopolitanism is back. Questa è una frase di un geografo, David Harvey, che nel 2000 diceva: ma il cosmopolitismo sta ritornando, è risorgente, è insorgente. Che cosa significa questo? Beh, significa che, nonostante il fatto che questa parola sia antichissima, beh, ha quasi 2500 anni, ha attraversato la nostra storia, dai filosofi greci presocratici, ha attraversato l'illuminismo, la storia dei diritti umani, e questo cambiando di significato con concetti rispetto ai quali non tutti sono d'accordo, oggi è ancora qui, ha attraversato il pensiero politico, le prassi di governo, le costruzioni di territorio, le fondazioni e i disfacimenti degli imperi, il colonialismo, sempre con sfaccettature diverse. E oggi però la questione del cosmopolitismo è legata alle questioni, al dibattito sulle forme di cittadinanza, al governo democratico, e che si scontra con le rigidità esclusive dei sovranismi, dei nazionalismi. E in questo percorso, in questo seminario, vorrei ricordare, fra le tante posizioni teoriche che noi incontreremo, per esempio quella del sociologo Ulrich Beck, che ci invita ad avere uno sguardo cosmopolita sul mondo. Cioè, ci invita a fare del cosmopolitismo uno strumento di analisi per superare quello che viene chiamato il nazionalismo metodologico, cioè un metodo delle scienze sociali che pensa il mondo proprio a partire dalla nazione. Ebbene, probabilmente questo si può superare attraverso un approccio come è l'approccio transnazionale, di cui oggi vedremo un esempio con la presentazione di Gianluca. Ci invita anche a guardare oltre la dimensione elitaria del cosmopolitismo, di chi se lo può permettere, di chi è ricco, chi ha uno status o che per nazionalità ha un passaporto che altri non hanno e può viaggiare e può rivendicare questa dimensione cosmopolita di essere cittadino del mondo. A noi interessa guardare invece la vita ordinaria, il cosmopolitismo nella prassi di tutti i giorni, con la constatazione, come ricorda Beck, di una cosmopolitanizzazione del mondo, cioè che rispetto alla globalizzazione il nostro mondo, che lo vogliamo o no, è cosmopolita. Oppure possiamo riferirci ad altri autori come i francesi Alain Tarus e Michel Peraldi, che proprio hanno guardato intorno al Mediterraneo il cosmopolitismo dal basso. Quindi tutto questo ci porta a indagare su che cosa? Su un'idea che possiamo riprendere a un altro filosofo come Pascal Bruckner, che proprio di recente, cioè di recente, insomma, una decina d'anni fa, in un libro che si chiama, un librettino, si chiama La vertigine di Babele. Quali sono le competenze, le capacità che hanno le società di integrare e di mobilitare la pluralità di appartenenza? Questo è uno dei temi importanti. Allora, chiudo lasciando la parola a Gianluca e a Nicola, ricordando solamente che fra questi lavori abbiamo anche i lavori dei nostri colleghi di Palermo, che mi piace ricordare e salutare, Vincenzo Guarrasi e Giulia De Spunkes, che proprio dalla Sicilia e da Palermo, insomma, forse non è un caso che noi riprendiamo un po' il filo di questo dialogo dalla Sardegna e da Cagliari, hanno lanciato agli inizi degli anni 2000 un dibattito italiano, ma non solo, sulla città cosmopolita, dal quale sono usciti un paio di volumi. La città cosmopolita come geografia dell'ascolto o come narrazione alternativa. Le fonti comunque sono importanti, noi cercheremo di guardare quelli degli storici e degli archivisti, considerare la pluralità degli sguardi degli antropologi o dei geografi, ma sappiamo anche che il cosmopolitismo si incrocia con la valorizzazione dei beni culturali, dei patrimoni. Non per niente l'idea di patrimonio ha a che fare con la patria, con qualcosa che ci viene
trasmesso quasi insomma per via genetica, mentre proprio sul patrimonio noi abbiamo l'idea del patrimonio universale, quello che appartiene a tutti, quello che è un patrimonio cosmopolita. Oppure ancora la pluralità degli approcci e dei racconti di studiosi della letteratura e del cinema, o ancora lo sguardo degli architetti e degli urbanisti, quello degli studi di genere. Sono tutte possibilità di incontri che noi speriamo di avere su questa piattaforma nei cicli successivi di questo seminario. O ancora il cosmopolitismo delle lingue, l'ascolto di una città polifonica che ha tante sonorità legate per esempio alle voci che, di gente che viene da altrove. E chiudo veramente ricordando semplicemente che questo libro, che a me piace molto, non so se riusciamo a vederlo, è il numero 100 di una rivista che si chiama Politique Africaine, è di qualche anno fa, e si chiama Cosmopolis, de la ville, de l'Afrique et du monde, della città, dell'Africa e del mondo. Forse perché dovremmo alla fine noi anche cercare di invertire lo sguardo e non pensare che il cosmopolitismo sia, come dire, un patrimonio esclusivamente occidentale o nostro, di noi europei, ma ci sono probabilmente delle modalità che noi cercheremo di andare a indagare attraverso questo progetto di ricerca e forse attraverso questo seminario, che nascono altrove, come quelle africane. Allora, ringrazio per l'attenzione e passo la parola al collega Nicola Melis. Ecco, ci siamo? Mi sentite? Mi sente? Sì, okay. Sì. Vedo un cenno di Gianluca. Ringrazio il collega, il professor Raffaele Cattedra. Prima di proseguire però vorrei dire un qualcosa a cui tenevo molto e avevo raccomandato tanto che si dicesse in apertura. Questo incontro è registrato e c'è l'idea di diffonderlo in rete successivamente. Questo crea una questione legata alla privacy. Per tutte le persone collegate vedete che c'è un'informativa sulla privacy che peraltro riguarda solo l'uso interno. Nel momento in cui va fuori si potrebbero creare spiacevoli situazioni, come pure si sono creati in qualche frangente. Onde evitare queste spiacevoli situazioni bisogna quindi rammentare a tutte le persone presenti che stiamo registrando e che se avessero problemi in relazione a questo fatto l'unica soluzione penso che sia uscire dalla sala. Non so, a costo di sembrare antipatico, però questo è importante da dire. Infatti mi ero incaricato io di far partire la registrazione, però aspettavo questa frase. Poi vedo che qualcuno o qualcuna l'ha fatta partire lo stesso. Scusate, quindi adesso posso procedere con calma, senza avere ansie di querele per violazione della privacy. Ringrazio quindi, diciamo, Raffaele Cattedra, e vorrei andare subito al dunque. Ora i tempi si sono un po' ristretti, vorrei chiarire un attimo. Il nostro relatore di oggi, Gianluca Gaias, ha appena ottenuto un dottorato. Il dottorato ha la denominazione di dottorato di ricerca in storia, beni culturali e studi internazionali, come già si desumeva da tutti i colleghi che fanno parte di questo progetto e che sono stati ricollegati al dottorato. In realtà il relatore Gianluca Gaias non si occupa di tutte queste cose, per fortuna. Lui in realtà è un geografo. Se andiamo a leggere il suo curriculum vedremo che è interessato alla geografia nelle sue diverse accezioni e declinazioni. In particolare è interessato alla dimensione urbana e umana della geografia e nello specifico delle migrazioni transnazionali. Proprio il lavoro che ha discusso come tesi di dottorato e che poi era un po' il filo conduttore anche nell'ambito del vecchio progetto Cosmomed, come diceva il professor Cattedra, ci siamo lasciati un anno fa in una tavola rotonda che parlava proprio di città cosmopolita e insomma questo incontro forse vuole essere una reprise, cioè riprendiamo da dove eravamo rimasti e vediamo nello specifico come il lavoro di Gianluca Gaias è andato avanti, o vediamo anche se
se ci sono ancora dei possibili sviluppi a cui lui non aveva pensato. Il suo lavoro si situa in una mezza via tra Urban Studies e Migration Studies, quindi è chiaro che sottolinea gli aspetti sui, diciamo, appunto, gli Urban Studies e gli aspetti legati alle migrazioni. E quindi lui inquadra il discorso nelle interrelazioni tra le mobilità umane e le mutazioni morfologiche e sociali dei luoghi a livello urbano. Questo è importante. Quindi frammenti di una città che cambia e che si riscopre cosmopolita. Ora, il professor Cattedra ha ripreso alla grande il discorso del cosmopolitismo. Io, che sono persona pedante, chi mi conosce lo sa, preferisco partire proprio, sapete, da quelle definizioni terra-terra. Quindi ripartire proprio, cos'è cosmopolitismo? Lo definirei come quella propensione, anche in senso filosofico, di determinati gruppi di persone o anche di singoli individui, di singole persone, a realizzare un'apertura alle differenze culturali. E quindi un'apertura che determina un certo grado di rispetto e di coesistenza che possono essere definite interculturali. Ok? Quindi le persone cosmopolite sono in grado di muoversi appunto in diversi ambienti socioculturali, parlano diverse lingue con disinvolture, fanno riferimento a diversi modi di vita. Il professor Cattedra citava numerosi autori. Scusate, c'è un ospite in attesa, lo faccio entrare. Siamo multitasking. No, dicevo, quindi il professor Cattedra citava diversi autori. Io che ho mi sono formato negli studi ottomani, in particolare delle città cosmopolite, posso dirlo, ottomane del Nord Africa e del Vicino Oriente, non posso non citare autori quali Bruce Master e Hemel Dam, o anche un'autrice che forse è conosciuta molto anche ai geografi, Nora Laffy, che studia proprio il discorso della città cosmopolita e delle valenze cosmopolite all'interno della gestione delle singole città. Ovviamente stiamo parlando soprattutto di città di porto, perché il cosmopolitismo nel Mediterraneo forse è un fenomeno che riguarda principalmente le città di porto, che sono di per sé centri di egemonia politica e culturali. Quindi non mi voglio dilungare troppo, perché poi voglio che parta l'esposizione di Gianluca Gaias per poi appunto approfondire certi aspetti. Quindi spero ci sono delle questioni che speriamo che il nostro relatore approfondisca. Che cos'è una città cosmopolita? Come si può definire una città cosmopolita? E soprattutto cos'è il cosmopolitismo, se vogliamo? Perché forse dovremmo parlare di cosmopolitismi, e credo che la declinazione che dà il nostro relatore di cosmopolitismo magari è un po' diversa da quell'accezione eminentemente elitaria che magari si dava in passato, dove il cosmopolitismo era come dire, una prerogativa delle elite, quindi dall'alto. Forse qua c'è un discorso dal basso, forse lo dico anche perché forse lo so, in realtà io e Gianluca ci siamo conosciuti proprio in un discorso di spazio urbano utilizzato per delle pratiche abitato da una componente migrante, ma forse non voglio anticipare, magari lo riprendiamo. Io forse passerei la parola a Gianluca. Scusate, io mi giro perché ho la webcam da una parte e Gianluca dall'altra. Quindi passerei la parola a Gianluca e quindi diciamo a metà del suo percorso ci fermiamo per tirare un po' le fila e per sviluppare ulteriori argomenti, se Gianluca è d'accordo. Io vado dove mi conducete voi, in sostanza, quindi va benissimo. Sì, il problema con te è che non è che non hai da parlare, è che bisogna contingentare i tempi. Quindi, va bene, guardate, io cercherò di essere ordinato. Non asserivo quello. Dico no. Che è talmente interessante quello che proporrai che poi bisogna un po' riprendere le fila. Grazie. Ok, bene, grazie a voi. Grazie a Nicola, grazie al professor Cattedra, grazie a tutti quanti quelli che hanno partecipato chiaramente all'organizzazione di questo seminario.
Si sente bene? Sì, sì, abbastanza bene. D'accordo. Allora, direi che partirei subito, per lasciare i ringraziamenti alla fine, partirei subito da queste ultime domande, questi ultimi interrogativi che hai posto, che sono appunto: che cos'è una città cosmopolita? O quali sono le ragioni che ci consentono, in un certo qual modo, di definire una città come cosmopolita? Come diceva il professor Cattedra prima, ci sono diversi autori che hanno individuato queste forme, diciamo, del cosmopolitismo mediterraneo, tra i quali appunto Robert Escalier, Alain Tarius e Michel Peraldi, Ulrich Beck o anche Miguel Mellino, che hanno, come già hai contestualizzato in parte, hanno deciso di rivisitare un pochino i termini del cosmopolitismo, sia nella sua forma terminologica che nella sua forma applicativa. Alain Tarius parla di un cosmopolitismo d'en bas, quindi un cosmopolitismo dal basso, appunto, che segue delle spinte che non provengono da quelle che erano, diciamo, quelle spinte che caratterizzavano un approccio più politico al cosmopolitismo. Così come Miguel Mellino parla di un cosmopolitismo dal volto umano, e questo qui è particolarmente rilevante ai fini di questa diciamo, descrizione, questa analisi che vorrei fare oggi. Andando, diciamo, al dunque, è forse anche utile definire la categoria di cosmopolitismo come, in questo preciso momento storico, in questo istante, forse anche come una categoria transitoria, non lo so, questo qui è un mio interrogativo, che è probabilmente anche necessaria a decostruire uno sguardo tipicamente etnocentrico, che è quello che cui si riferiva Ulrich Beck, distinguendo appunto tra cosmopolitismo e cosmopolitizzazione. Di fatto, alcune delle testimonianze che oggi faranno parte di questa discussione sono relative proprio alla cosmopolitizzazione, ovvero a quello che accade. Quindi, la città può essere definita cosmopolita per, secondo il mio posizionamento, diciamo, per diverse motivazioni. Sappiamo che la città, così come appare, è chiaramente frutto di una serie di eventi che sono a loro volta frutto di sovrapposizione storica, sovrapposizione territoriale, inevitabilmente intrecciati tra loro. E appunto tutti questi eventi, tutte queste sovrapposizioni ci conducono proprio verso la città cosmopolita, la città interculturale, che è quella che oggi vorrei raccontare. Utilizzerò infatti certi termini che mi aiutano probabilmente a essere un pochino più ordinato. Il primo termine che vorrei usare è appunto questo della globalità, globalizzazione, globalità, quindi tra gli eventi che sovrapponendosi e intrecciandosi hanno dato la forma alla città contemporanea, interculturale, sicuramente quelli che contraddistinguono le forme di mobilità contemporanee interessano particolarmente lo scenario delle città. Questo perché sono le città ad essere il luogo dove questi flussi si rendono maggiormente evidenti, dove questi si contraddistinguono per essere particolarmente diversi da quelli cui eravamo, diciamo, abituati. E quindi in una forma di contrazione spazio-temporale, diciamo di compressione spazio-temporale, gli spazi sono meno dilatati, i tempi si restringono, e questo in relazione appunto alle nuove tecnologie e a questi processi globali legati inesorabilmente anche alle forme di capitalismo e di neoliberismo che interessano particolarmente gli spazi urbani, fanno sì che anche città piccole o provinciali, come le abbiamo definite, come può essere l'esempio di Cagliari, possano essere considerate città globali in un certo qual modo. Le città globali di cui parlava Sassen erano le città in cui succedeva tutto, quindi le cosiddette cose importanti accadevano nelle grandi città globali. Beh, oggi anche appunto luoghi più piccoli risentono di questa globalità del mondo. E per inquadrare brevemente il campo, direi che
anche partire da Cagliari forse come primo appuntamento di questo seminario, che nonostante sia, diciamo, in rete è emblematico, diciamola così. La scelta di Cagliari per me personalmente è dettata da diversi fattori. Sicuramente Cagliari è il caso più emblematico della realtà isolana, sia per quanto riguarda le dinamiche di concentrazione e di insediamento della popolazione straniera, delle comunità straniere, e anche perché possiede, diciamo, uno statuto di polo culturale, oltre che economico e sociale dell'isola, no? Pensiamo ad esempio che nella città metropolitana di Cagliari ci sono 134 nazionalità presenti, a fronte delle circa 150 che esistono a livello nazionale. Quindi si apre uno scenario estremamente eterogeneo, estremamente anche frammentato, oserei dire. Vorrei far vedere alcune carte attraverso un PowerPoint che però non sono riuscito bene a caricare, ma anticipo che magari riuscirò a fare cosa da un progetto che è parte del mio lavoro di tesi di dottorato, che è un web documentario che poi magari andremo a discutere e vedere. Quindi proprio queste, le comunità e le metamorfosi urbane che le mobilità transnazionali hanno prodotto in un certo senso nell'area urbana di Cagliari sono state lette come quelle forme di cosmopolitismo dal basso, o di cosmopolitismo risorgente, o di cosmopolitismo dal volto umano, inducono nelle società quella svolta cosmopolita della quale parlava Ulrich Beck. Quindi cambiano in un certo qual modo i modelli tradizionali di concepire e di vivere l'urbano, sia negli immaginari, sia nelle forme simboliche di reinterpretare lo spazio, sia nelle forme materiali di esistenza dell'individuo, del singolo, del gruppo, della comunità, nel tessuto urbano che possiamo considerare, diciamo, tradizionale. Che dire, alcuni dati ci suggeriscono che la città metropolitana di Cagliari, abbiamo circa 430.000 abitanti, circa 154 per il capoluogo, c'è stato un incremento negli ultimi 20 anni, come in numerose altre realtà della penisola italiana, della presenza straniera. Stranieri residenti sono passati da circa 2.000 nel 2002 a una popolazione di oltre 16.000, ormai si arriva ai 18.000, i dati a cui mi riferisco sono del 2019. E questo significa che l'incidenza sulla popolazione residente è notevolmente più alta rispetto a pochi anni fa, stiamo parlando di circa 20 anni fa. A supportare la tesi di una Cagliari cosmopolita, diciamo, interconnessa su più scale geografiche, è appunto quindi la mobilità nelle sue diverse forme, la dislocazione come forma prima di spazializzazione in un certo senso, quindi anche di riscrittura, risignificazione degli spazi. Per descrivere, diciamo, questo processo, utilizzerei altri tre termini che sono che rimandano un po' al background teorico al quale mi riferisco e che ha anticipato già professor Melis e anche professor Carpenter. Il primo sicuramente è quello di transnazionalismo, che è un concetto chiave entrato a far parte del vocabolario geografico, così come del vocabolario primis economico, ma anche di tutte le scienze sociali. Nasce infatti come un concetto prettamente economico, però si presta a descrivere, a diventare, diciamo, uno strumento analitico per dare sostanza a questi flussi di oggetti, di simboli, di persone che poi formano questo mondo sempre più globale, sempre più interconnesso. Però per non cercare di ridurlo, diciamo, a un concetto di utilizzo troppo largo, per il quale poi anche una telefonata da qui agli Stati Uniti potrebbe essere considerata come transnazionalismo, anche se di fatto fondamentalmente è una pratica transnazionale, diciamo che possiamo distinguere un livello identitario e un livello relazionale, che a loro volta diciamo includono degli orientamenti di gruppo, degli orientamenti individuali, e rimandano, diciamo, a tutte quelle forme più o meno materiali, più o meno comunitarie, di affiliazione
e che determinano un rapporto di causa bilaterale, mettiamola così, ed effetto bilaterale, soprattutto tra i diversi poli della mobilità e della migrazione. Strettamente legato a questo termine, al termine di transnazionalismo, che di fatto è la materialità, per come vedo io il cosmopolitismo del quale voglio parlare, del concetto di cosmopolitismo, c'è un altro termine che è quello di territorio circolatorio, introdotto da Alain Tarus, già citato sul cosmopolitismo dal basso. Territorio circolatorio, quindi il territorio è in circolo, è circolare soprattutto. Questo perché gli studi condotti da Tarus e da Michel Peraldi sullo spazio euromagrebino hanno ritrovato queste forme di circolarità tra la popolazione, diciamo, marocchina che si stabilitasi nel sud della Francia, nello specifico a Marsiglia, e ritrovavano in questo spazio circolatorio, in questo territorio circolatorio, oggetti, simboli, persone fisiche che esistevano in più luoghi, avevano più case, parlavano più lingue e quindi creavano una rete effettiva e cosmopolita di contatti. Anche qui si può fare lo stesso discorso, abbiamo diversi casi che possono, diciamo, esemplificare questa forma di territorio circolatorio. Faccio un esempio, sono i tanti senegalesi che vivono qua nella città metropolitana di Cagliari e che viaggiano da un capo all'altro della mobilità costantemente, tra andate e ritorni. C'era appunto una parte della mostra di Cosmo che era dedicata a un personaggio, chiamiamolo così, che si chiama Alassane, e il cui titolo era Cagliari-Luga, Le Retour à Le. E così vale per tantissime persone appartenenti alle diverse comunità straniere, le ucraine che fanno parte della ormai folta comunità ucraina a Cagliari. Insomma, attraverso queste pratiche emerge anche il riconoscimento di una volontà circolatoria, quindi questa dimensione proprio di uno spazio transnazionale. E basandoci su questo, un altro concetto emerge, che è quello di territorio mobile. Ho voluto chiamarlo territorio mobile perché è il territorio che da sempre comunque immaginiamo come una costante, come una cosa che ha dei caratteri di fissità, una cosa fissa, indissolubilmente legata alle logiche del luogo, della tradizione, di una data cultura, diviene mobile in questo caso per una serie di ragioni differenti. In primo luogo, in relazione alle fasi della territorializzazione, diciamo, proposte da Angelo Turco, quindi della denominazione, reificazione e strutturazione, ovvero il processo di costruzione del territorio è già di per sé un processo mobile, perché è un processo cumulativo di una serie di atti territorializzanti che a volte sono sovrapposti, eteroprodotti e così via. Un territorio però può essere considerato mobile anche perché è la mobilità che produce il territorio. Basti pensare allo sviluppo di, non so, infrastrutture che fanno sì che una parte di città, la faccio molto breve, venga utilizzata di più da una certa fetta della popolazione, perché viene collegata attraverso, non so, la metropolitana, per esempio. Però pensare di smantellare questo territorio e il suo statuto, quindi di elemento stabile, come contrapposto alla mobilità, visto come un elemento instabile, ci suggerisce che il territorio è mobile perché le persone che fabbricano, che significano questo territorio sono persone che portano con sé il proprio pezzo di territorio. Cosa voglio dire? È mobile appunto perché ciascuno porta con sé il proprio pezzo di territorio da riprodurre e da risignificare altrove, e questo riusciremo magari a vederlo anche attraverso qualche esempio calzante, che spero di poter far vedere attraverso il video. Allora, non so, lascerei questa prima premessa terminologica per
per spostarmi da un'altra parte, perché il titolo di questo seminario è teorie, fonti e metodi, dopo tutto. Quindi bisogna fare un necessario inquadramento, dal momento che penso, spero, serva anche a noi, vorrei fare un'introduzione sul metodo, ovvero come è stato possibile diciamo indagare questa dimensione di un territorio mobile. È stato possibile per me in quanto ricercatore attraverso una serie di strumenti, una serie di metodologie, alcune più strettamente geografiche, altre che fanno parte di ambiti disciplinari affini ma differenti, come ad esempio l'antropologia o l'etnografia, e quindi l'unione di tutti questi strumenti metodologici mi ha condotto poi a creare una sorta di corpus, diciamola così, che mi ha permesso di ritrovare queste testimonianze, queste tracce di cosmopolitismo urbano. Allora, che dire, Nicola ricordava prima come i nostri primi incontri sono avvenuti in occasioni nelle quali sia io che lui ci trovavamo lì ad indagare questa dimensione territoriale urbana di alcune forme di presenza o di copresenza, altro termine che poi vorrei utilizzare, nello spazio urbano di Cagliari. Quindi quali fossero queste comunità che utilizzavano lo spazio urbano in un certo modo per esistere e per resistere nello spazio. E una prima, forse anche difficoltà, è stata quella di muoversi in uno spazio così frammentario, così discontinuo, che non lasciava spazio ad interpretazioni univoche, comunque, dal mio punto di vista. E anche qui, utilizzando, diciamo, alcune parole per descrivere questo processo di costruzione del metodo in corso, tra l'altro, userei delle parole che sono anonimato, familiarità e confidenza. Cosa significa? Significa che il primo esercizio è stato un esercizio molto riflessivo, e qui queste parole, diciamo, che sono lo specchio del mio posizionamento, sia in relazione al metodo, sia in relazione allo spazio all'interno del quale mi muovevo. Quindi uno specchio, perché questa posizione di anonimato era dettata proprio dalla mia scarsa conoscenza, definiamola così, dello spazio urbano. Quindi il primo intento è stato quello di conoscerlo. Come molti autori hanno sottolineato, una delle migliori, una delle pratiche più, diciamo, opportune per conoscere e in effetti anche risignificare in un certo qual modo lo spazio urbano è quella di abitarlo, è quella di percorrerlo soprattutto, quindi quella di camminarlo. La pratica più utilizzata in questo senso è quella del walkscaping, deriva dall'inglese walk, camminare, immagino lo sappiate più o meno tutti, scaping, che potrei tradurre con un paesaggiare, non lo so, comunque fare di una camminata un paesaggio, in sostanza. Ecco, questo si riallaccia anche a un'altra dimensione, che è quella che Armand Fremont vuole definire come geografia sensibile, quindi una geografia attenta allo spazio urbano, attenta alle differenze, attenta e sensibile alle differenze, e attenta anche alla scoperta di questo spazio urbano, che non avviene soltanto attraverso quello che è l'organo del geografo per eccellenza, che è quindi la vista, ma anche attraverso gli altri sensi. È sensibile perché include gli altri sensi. Quello al quale mi sono dedicato di più, oltre la vista, è il suono. Poi vedremo anche, vedremo magari come, quindi queste walkscapes si trasformavano all'occorrenza in soundscapes e così via. E diciamo che sempre a livello metodologico questo percorso di ricerca è stato contraddistinto personalmente anche da una volontà
descrittivo-narrativa che avevo voglia di inserire all'interno del percorso, avevo necessità più che voglia di inserire, e quindi ho cercato fra i termini quello che potesse essere più affine a questa tipologia di lavoro, e l'ho trovato nella, nell'autoetnografia. Poi, più che fare dell'autoetnografia, ho cercato di scrivere, diciamo, seguendo queste delle forme autobiografiche, quindi prendendo delle note etnografiche, ma in maniera piuttosto riflessiva, perché sentivo la necessità, in un certo qual modo, di mettere l'accento sulla dimensione sociale della ricerca scientifica e anche riconoscere l'importanza della dimensione letteraria, soprattutto ai fini divulgativi della ricerca. In un certo qual modo questa intromissione dell'io all'interno della ricerca era anche forse un modo per dire, per schierarsi, quindi per scegliere, per dire con le parole di Katz, per scegliere da che parte stare in un certo senso. E quindi il mio posizionamento attraverso tutte queste camminate di ricerca ha subito delle modifiche. Sono passato da una dimensione di anonimato relativo, totale, nel quale, diciamo, io camminavo per lo spazio e cercavo di reinterpretarlo, a una dimensione di familiarità, perché questa dimensione nelle passeggiate di ricerca, nelle camminate di ricerca, io ero visibile chiaramente all'altro, chiamiamolo così, fino ad arrivare a un di confidenza soprattutto nel momento in cui 2, 3, 4, 5 volte che insomma andavo nello stesso posto, anche la gente si chiedeva cosa ci facessi in un certo senso, e quindi ho creato questo rapporto di confidenza con alcuni degli attori territoriali che sono entrati a far parte della ricerca. Ricerca che si è rivelata essere una scoperta continua anche per il sottoscritto, e probabilmente lo è ancora, perché spero ci possa essere un prosieguo di questa ricerca in questo senso. Quindi ho cercato poi di far sì che questi strumenti, questo corpus che andava costruendosi, avesse un legame con la divulgazione dei risultati scientifici. Diciamo che sentivo che l'idea di avere una forma scritta, testuale, che pur non deve mancare chiaramente, non era sufficiente a cercare di comunicare determinate cose. Quindi la scelta si è orientata anche verso l'utilizzo di strumenti audiovisuali di ricerca. Sarebbe stato difficile cercare di racchiudere il suono in una pagina. È stato difficilissimo cercare di racchiuderlo in una carta, ad esempio. Così come sarebbe stato difficile cercare di racchiudere una moltitudine dentro un racconto, sarebbe stato difficile cercare di rinchiudere degli odori all'interno di un racconto. Quindi l'ho fatto utilizzando principalmente lo strumento fotografico, quello video, e l'audio, diciamo, quello strumenti audiovisuali di ricerca che, collegati alle strutture, alle interviste, che prevalentemente sono state delle interviste non strutturate o semistrutturate a seconda degli attori coinvolti, hanno avuto esito in questo web documentario che ho cercato di costruire appunto per dare più vigore, anche per dare più sostanza a questa ricerca. Allora, io non so se posso farlo già vedere, se posso già mostrare questo. Secondo me sì. Parte di questo, così, cioè, cerco di andare più spedito. Io lo vedrei io adesso, così. Ok. Allora, cos'è stato fatto? A partire appunto da questi strumenti. Lo stai facendo partire tu? Sì, sì, lo faccio partire io. Faccio partire la finestra. Così. Okay. Sì, così ci dai subito un saggio di quello che stai. Ecco, non so, si vede? Ditemi se si vede. Sì, da me okay. Sì. D'accordo. Allora, questa qui è la prima pagina del. Scusate,
c'è anche una musica di sottofondo. Questa qui è la prima pagina del web documentario che ho costruito insieme soprattutto all'ausilio. Ho costruito io il web documentario, ma il lavoro che sta dietro questo web documentario, soprattutto il lavoro di ripresa e il lavoro di editing, c'è stato l'ausilio di un mio carissimo amico, videomaker professionista che si chiama Antonio Congiu, e che ha reso possibile, diciamo, la riuscita di quello che poi è questo Cosmopolis, diciamo, Cagliari tra qui e l'altro. Quindi, tralasciando un attimo, per un attimo il metodo, superando la metodologia, che comunque tornerà sicuramente in questa discussione, diciamo che la ricerca si è svolta su due spazi principali, chiamiamoli così, più che altro un tema e un sottotema chiave forse di questa ricerca, perché dapprima mi sono concentrato sullo spazio pubblico, anche in relazione appunto alle modalità alle metodologie che applicavo, quindi anche al workscaping, ai sopralluoghi urbani, alle frequentazioni di determinati luoghi, che erano quelli principalmente frequentati da comunità straniere, da amici, da persone che sono diventate appunto amiche lungo questo percorso. E quindi ho diviso, diciamo, anche il webdoc in quattro sottosezioni, chiamiamole così. Una è Workscapes, l'altra è Soundworks, quindi queste due sezioni sono più legate appunto alla metodologia. Le altre due sono una relativa agli spazi pubblici e contesti di interazione quotidiana e l'altra relativa agli spazi sacri della ritualità, percorsi nello spazio urbano, questo è il titolo. Poi su questo approfondiremo magari fra poco. Inizierei piuttosto dallo spazio pubblico. Spazio pubblico, a descrivere lo spazio pubblico, due termini, ancora una volta, cerco di farlo per essere sintetico, per essere il più possibile ordinato, mi hanno aiutato a descriverlo e a cercare anche di indagarlo in un certo senso. E sono quelli di copresenza e sovrapposizione. Perché secondo me una città che possiamo definire cosmopolita, in questo caso una città che io voglio definire cosmopolita, è una città frammentata, è una città che si compone di spazi, di tempi diversi, di vivere e di abitarli. Quindi, quali sono questi spazi pubblici? Spazi pubblici principalmente le strade, le vie della città, le piazze. In altri casi sono spazi a limite tra appunto il pubblico e il comunitario, anche tra il pubblico e il privato a volte, che hanno però sempre una propria dimensione pubblica, sia essa sonora, sia essa visiva, sia essa olfattiva e così via. E l'invenzione proprio di questi spazi pubblici in città riveste un'importanza sempre maggiore rispetto a quelle che sono le forme consolidate di esistenza delle comunità nello spazio urbano. È un'operazione che possiamo definire, utilizzando le parole di Desertaux, come un'operazione creativa. È anche un'operazione comune, che si realizza appunto in rapporto alle differenti modalità di usufruire di questi spazi, alla dimensione temporale e locale di come queste pratiche sociali vengono esperite, siano esse civiche, siano esse religiose e così via. Quindi questi momenti prevedono una forma, diciamo, di ritualizzazione dello spazio, non soltanto in chiave religiosa, è utile sottolinearlo, e questi momenti ci raccontano di una struttura non lineare dello spazio urbano. Cioè Cagliari non è Cagliari in questo senso, per come possiamo immaginarla, come una realtà fissa, una realtà che ha un'identità territoriale ben precisa. Di fatto ce l'ha, ma è un'identità storica, è appunto quella che definiamo tradizionale, ma nel momento in cui
più persone, più comunità, più individui, più gruppi partecipano alla costruzione di questo spazio urbano condiviso, di questo spazio urbano come valore comune, allora è sempre più difficile definire un carattere identitario della città di Cagliari, univoco perlomeno. Quindi diciamo che questi luoghi che hanno interessato queste indagini, questi luoghi pubblici che esistono nel tessuto urbano, rappresentano queste diverse forme di sacralizzazione e di ritualizzazione dello spazio. Sacralizzazione intesa come un'appropriazione simbolica dello spazio, qualcosa che riveste un valore sacro nel momento in cui lo utilizzo e lo faccio mio, in un certo qual modo. Perché in queste occasioni, utilizzando le parole di Kong, lo spazio significa. Significa nel senso che significa qualcosa e nel senso che ha senso, scusate il gioco di parole, perché cattura e racchiude al suo interno tutte le azioni di chi lo vive e chi lo produce in quel dato momento, comunicando pubblicamente poi le proprie caratteristiche. Allora, passerei a un primo esempio che è relativo appunto a quella forma metodologica di ascolto che a cui accennavo prima. Quindi percorsi di attraversamento urbano, percorsi sonori di attraversamento urbano. Anche il suono aiuta il geografo, il flaniero, a distinguere determinate caratteristiche che spesso alla vista, tra l'altro, non sono così facilmente raggiungibili. Posso anche procedere casualmente su questi audio. Prendo uno da qui. Si sente? Sì. Ecco, queste sono delle voci registrate casualmente per strada. Qui era dove, diciamo, mi trovavo fino a poco tempo fa, abitavo qui in via San Giovanni, quindi percorrevo questa via praticamente tutti i giorni. Conoscendo appunto le persone, capivo che c'erano queste forme di sovrapposizione. Qua adesso forse non si sentiva bene, ma in lontananza, anche per problemi penso dovuti alla connessione, ma in lontananza si sentono ad esempio le voci di bambini che giocano. E sotto, ho provato ad andare un po' avanti ma non ho trovato il prezzo preciso, andrebbe ascoltato con più attenzione, mentre la registrazione corre, un carrello utilizzato da dei venditori bengalesi, che erano quelli che parlavano tra loro, si muove per la via San Giovanni e si sovrappone ai suoni di una quotidianità che possiamo definire normale, che è quella di un quartiere del centro storico di Cagliari, molto vicino al centro città, ma che conserva una dimensione più privata, diciamo, una dimensione un pochino anche paesana, se così la vogliamo definire. C'è un altro passaggio molto breve qui. Qui ci troviamo in Piazza Engrao, anche conosciuta come Piazza Badanti, Piazza Ucraina, no? Era uno dei luoghi dove appunto le donne provenienti dall'est Europa principalmente e impegnate nell'assistenza domiciliare trovavano soprattutto i giovedì e le domeniche, quindi estremamente temporalizzato anche questo spazio. Un po' basso adesso. È un po' basso? Adesso sì. Ok, allora esco da questa dimensione per andare su questa, forse qua si sente un po' meglio. Decisamente.
Allora, siccome il tempo stringe, magari non faccio sentire tutta quanta la registrazione, ma questa carta un pochino ci aiuta a capire di cosa si tratta. Queste lettere identificano delle lingue, quindi nello spazio di un attraversamento della lunghezza di qualche centinaio di metri, quindi percorrendo la via Cavour nel quartiere di Marina a Cagliari, è stato possibile recuperare in un attraversamento diverse lingue che si sovrappongono, quindi diverse provenienze geografiche. C'era il romaní all'inizio, alcuni bambini che giocavano, c'era alcune persone che stavano sull'uscio di casa, c'era l'italiano veicolare, che non abbiamo sentito adesso, ma ve lo descrivo brevemente, di due commercianti, uno senegalese e uno bengalese, che diciamo compravendevano qualcosa, delle merci per poi essere rivendute. C'era l'urdu, di nuovo l'italiano, fino ad arrivare a Piazza Ingrao, dove si trova l'ucraino. Piazza Ingrao è quella che abbiamo ascoltato prima. Bene, in breve, questo per dire che il suono racconta di forme di abitare lo spazio che non sempre sono riconoscibili a livello visivo, quindi non sempre questo organo primario che è la vista, che determina il paesaggio urbano in un certo senso, è sufficiente a descrivere determinate pratiche che prendono luogo nello spazio urbano. Ancora, sempre sullo spazio pubblico, sui contesti di interazione quotidiana, questa foto e questa diciamo carta mi aiutano ancora a descrivere queste dinamiche di sovrapposizione. Non so se si vede bene l'immagine, riuscite a vederla bene? Ma abbastanza. Ok, diciamo che questa forma quadripartita del foglio racconta di quattro manifestazioni dell'alterità, a loro modo, che prendono luogo praticamente nello stesso spazio. Abbiamo quattro manifestazioni legate a forme sacrali dell'esistenza o di sacralizzazione dello spazio, in questo caso. Una è la prima dall'alto, è la manifestazione in onore di Sheikh Amadou Bamba, che è appunto uno dei luoghi dove ci siamo incontrati con Nicola le prime volte, che parte dalla Piazza del Carmine e percorre tutta quanta la via Roma fino ad arrivare agli spazi della fiera. La seconda è la manifestazione di Sant'Efisio, che in alcuni dei suoi passaggi intreccia questa e le altre manifestazioni. La terza è la manifestazione per la festa dell'indipendenza kirghisa, che prende luogo il 31 agosto. È importante perché la comunità kirghisa a Cagliari è la più numerosa in tutta Italia e diciamo che, adesso non ricordo benissimo i numeri, ma più o meno su 1500 kirghisi in tutta Italia, circa un terzo si trovano a Cagliari. Si è costruita una rete transnazionale di contatti molto 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 attiva, quindi Cagliari rappresenta una centralità in un certo qual modo per la comunità kirghisa in Italia. E la quarta è le manifestazioni per il Capodanno cinese. In uno stesso spazio, in tempi diversi, con modalità diverse, queste le diverse comunità manifestano la propria apparizione pubblica attraverso appunto queste forme di riattualizzazione del significato dello spazio costante. Qui partiamo da tempi variabili, chiaramente quelli per il Capodanno, e poi siamo a maggio, anche tempi variabili per la manifestazione di Sheikh Amadou Bamba, che coincide con la visita di una delle guide spirituali, diciamo, della confraternita. Poi vedremo un pochino più nello specifico, se avremo tempo, di che si tratta. È agosto per quanto riguarda la comunità kirghisa. Che dire, farei un salto per rimanere nel tempo che ci eravamo prefissati di utilizzare per questa discussione, e andrei direttamente a quello che per me ha rappresentato un sottotema chiave di questa ricerca, che è quello degli spazi sacri, o spazi legati al culto, spazi legati alla religiosità.
perché utilizzare questi spazi? In primis perché i luoghi sacri possono essere considerati dei contenitori culturali, diciamo, dei canali di trasmissione di identità multiple, di fatto, perché questi luoghi capaci di contenere, non soltanto di contenere, ma anche di veicolare in contesti di mobilità, un grandissimo valore in termini di capitale sociale e culturale, collettivo soprattutto, sono anche quelli più visibili. Ecco, quindi sono quelli che meglio o maggiormente, anzi, visibilizzano l'alterità. Questo cosmopolitismo osservato attraverso gli spazi del sacro è anche alla revisione delle nuove topografie religiose a Cagliari. Quindi la riscrittura di una mappa che in un certo senso è la riscrittura dello spazio, la riscrittura della città, descrivono appunto uno scenario che è sensibilmente cambiato negli ultimi anni. E in termini di quella che Steven Vertovec definisce come superdiversità, c'è chi poi, utilizzando il termine di superdiversità, ha parlato proprio di religious superdiversity, quindi una superdiversità religiosa, convinti proprio di questo fatto, ovvero che siano i luoghi sacri quelli a maggiormente tutta una serie di significati legati alla presenza dell'alterità nello spazio, in questo caso nello spazio discorsivo, simbolico, politico e sociale. Quindi diciamo che il nostro sguardo si è orientato verso appunto una rimappatura, come si può vedere, anche se non benissimo, immagino, da questa carta, e si è concentrato principalmente su quei luoghi che sono più altri degli altri, ok? Quindi sono più visibili, ma soprattutto più visibilizzati degli altri, e sono i luoghi musulmani, centri di preghiera, moschee non propriamente dette, ma conosciute come tali e quindi degne di essere chiamate tali, e tutta una serie di emersioni dell'altro religioso che fanno capo a diverse fedi. Abbiamo quindi abbiamo ritrovato più o meno circa sei luoghi a carattere musulmano. Non sono tanti, ma gli altri sono ancora in fase di costruzione. Ce ne sono tanti che probabilmente non abbiamo avuto la possibilità di riscoprire perché conservano una forma privata, e forse poi Nicola potrà anche aiutarmi su questo, suggerirmi alcune considerazioni, e altri legati all'ortodossia cristiana, alla cristianità, al cattolicesimo e al buddismo, al sikhismo o all'evangelismo nelle sue diverse forme e soprattutto nelle sue diverse accezioni geografiche e culturali, che è quello che veramente li distingue per essere dei luoghi diversi. Che dire, ci sono diversi luoghi ai quali la mia partecipazione è stata effettivamente più assidua. Uno di questi è la moschea di Via del Collegio, che probabilmente molti di voi conoscono, che è la prima moschea nata a Cagliari, è nata nel 1993, e si trova nel quartiere Marina, il vico del collegio. Un'altra aperto di recente è la moschea bengalese, conosciuta come moschea bengalese, anche se nei media non è apparsa come moschea bengalese, ma come moschea, si trova in via 20 Settembre, peraltro accanto alla sede di una chiesa evangelica filippina. Un altro luogo al quale alle cui, diciamo, celebrazioni e manifestazioni ho preso parte diverse volte, anche insieme ad alcuni colleghi antropologi della stessa Università di Cagliari, come Gaspare Messana, che ha studiato molto la comunità Murid senegalese in Sardegna, non soltanto a Cagliari, è appunto la Dahira di Flumini di Quarto, che si trova un po' fuori dallo spazio urbano, ma rappresenta a suo modo una centralità, soprattutto in riferimento a quella comunità. Ecco, questi spazi diversamente raccontano la revisione appunto di questa mappa, racconta di una... di frammenti, racconta di discontinuità, di elementi di discontinuità nello spazio urbano.
che quindi ancora una volta non ci consentono di individuarne una scrittura precisa, perché più persone contribuiscono a significarlo, più persone contribuiscono a fabbricarlo attraverso delle modalità differenti, attraverso strategie differenti di appropriarsi dell'urbano, in un certo senso. Non posso dilungarmi molto sul tema relativamente alle singole, diciamo, immersioni, quindi vorrei farvi però vedere un video tra questi che mi aiuta sicuramente a continuare la discussione. E riguarda lo spazio della moschea di Via del Collegio e gli spazi del Ramadan. Ho dovuto condensare, diciamo, questo video per esigenze temporali, per esigenze di tempo, in un solo video. Il cui fine però è quello proprio di raccontare la dimensione dello spazio in determinate occasioni. Non si sente l'audio? No? No? Adesso sì. Nicola, l'immagine procede a scatti, è così? Scusa, sono felice di ragazzi. Capita spesso, su Microsoft Teams capita spesso, sì. Ho interrotto, faccio ripartire. Penso che siamo, perché siamo connessi in molti, però per chi volesse poi potrei... Inviare il link. Ma... Inviare il link, certo. Rimango qui. Grazie. Sì, grazie. Grazie. أشهد أن محمداً رسول الله. Faccia quello, dopo arrivo, come hanno detto, sentito, dicono che preghiera al giorno tre volte solo. No, allora cara è spiegato facendo molto la mia vita. Allora abbasso il volume così recupero un minuto di tempo, diciamo. Bene, questo video è chiaramente un video montato, l'audio è originale, è preso da uno dei sopralluoghi urbani che ho condotto nel quartiere Marina, e l'ho voluto utilizzare principalmente per una motivazione. La motivazione è quella che si sente in quest'audio il suono di una campanella, la campanella della scuola Giuseppe Manno, che si trova davanti alla moschea di Vico del Collegio. Ecco, diciamo che questo tema introduce alcune considerazioni che mi aiutano anche ad avviarmi verso una conclusione, così non vado troppo per le lunghe. La prima è una considerazione di tipo geografico, ovvero dove si collocano questi spazi. Cioè, si posizionano, a mio modo di vedere, tra il centro e la periferia, che sono due termini del vocabolario, appunto, geografico, non solo. E spostano anche in un certo qual modo i termini di centro e periferia in un rimando continuo
tra interno ed esterno, perché posare uno sguardo che possiamo considerare, diciamo, attento ai ritmi, uno sguardo ritmanalitico su questi usi, queste pratiche sociali che investono le collettività urbane, significa anche tentare di introdursi all'interno di quelle quotidianità, di quegli intervalli che coesistono in questi tempi, in questi ritmi della città, che spezzano questa linearità urbana e che scrivono in un certo senso il nuovo spartito, okay, della città, per rifarci un attimo ai suoi. Così questi ritmi, questi tempi dell'Eid al-Fitr o della... di un venerdì di preghiera collettiva per le comunità islamiche, ancora una volta si sovrappongono ai suoni di, o agli spazi o agli elementi visivi di una quotidianità che possiamo definire normale o tradizionale, mettiamola così. Quindi, perché questa inversione tra centralità e periferia? In primis, perché come abbiamo potuto vedere all'inizio del video, si vede il campanile di una chiesa e la stessa comunità che parte della comunità in realtà, che si ritrova davanti alla chiesa di Sant'Eulalia. E questa immagine suggerisce una chiave di lettura particolare, che è quella della centralità della Chiesa Cattolica, chiaramente, che si trova a sua volta all'interno di un quartiere centrale, nel centro storico, che diciamo presta il suo spazio, concede il suo spazio alle comunità islamiche che lo utilizzano nel giorno dell'Eid al-Fitr. Quindi questo rapporto di centralità e periferia, laddove le comunità islamiche rappresentano una periferia, chiaramente una marginalità, una periferia dello spazio, ma anche una periferia politica, anche una periferia sociale in un certo qual modo, entra per qualche ora, per una mattinata, diciamo, al centro. Quindi il centro dell'interesse, il centro della socialità, il centro anche della politica, soprattutto del discorso politico in quel preciso istante, è la identificato con queste presenze, con la presenza delle comunità islamiche in questo spazio ben specifico. Quindi in una chiave, diciamo, ancora terminologica, ho definito questi attori, come Raffaele prima diceva, ho preso un appunto, definiva attori marginali, dare voce a chi non ce l'ha, attori marginali. Io li ho definiti attori eccentrici, sia nell'accezione in cui eccentrico significa fuori dal centro, sia nell'accezione di eccentrico come strano, quindi fuori dal comune in un certo qual modo, perché proprio perché sono degli elementi di discontinuità nello spazio urbano tradizionale. E, che dire, poi anche un'altra cosa, cioè questa centralità poi è ancora più protagonista quando questo trasformismo urbano ci racconta di queste sovrapposizioni di forme diverse di ritualità ancora più marcatamente, soprattutto quando la Qibla, che è la direzione verso la quale il fedele musulmano si rivolge per compiere la preghiera, è nella stessa direzione del campanile della chiesa, quindi c'è ancora questa sovrapposizione, no? E in questo caso, come avevo scritto, l'abito fa il monaco, in un certo senso. Che altro poi? Questo video, questa visione mi serve, mi suggerisce, spero lo suggerisca anche a chi riesce a vederlo, che ci sono altri elementi sui quali discutere. E sono elementi che si basano su dinamiche di dialogo o dinamiche di conflitto o di concorrenza tra queste immersioni dell'altro religioso nello spazio urbano. Il conflitto, diciamo che... conflitto è quello che genera fondamentalmente lo spazio attraverso delle fasi di negoziazione o di negazione anche dello spazio, no? E in questo caso diverse forme di conflitto sono state identificate, dei conflitti che abbiamo definito interni, dei conflitti che abbiamo definito esterni. Interni perché sono interni alle comunità e sono, ad esempio, magari avremo, non so, modo di parlarne più nello specifico dopo, e sono quelli che rivelano di come ci siano state delle divisioni all'interno di quelle che noi pensiamo essere delle comunità uniche, come la comunità musulmana, e che hanno portato poi alla scissione e alla creazione di diverse polarità di riferimento. Dei dissidi esterni,
come nel caso della campanella della scuola media di Via Manno, lì si crea un problema che è stato definito come un problema di suoni e di spazi. Di suoni e di spazi perché, prima di tutto, abbiamo visto lo spazio dove si svolge la preghiera collettiva, è il fico del collegio, una via chiusa che arriva fino a su, nella quale peraltro poi è stato, diciamo, definito uno spazio pedonale, ma ci sono delle macchine, sono delle auto che si parcheggiano lì. E questo è un problema di spazi, sia per chi deve parcheggiare in un certo senso, sia per chi deve transitare, sia per chi deve svolgere la preghiera. E poi un problema di suoni, sia perché la campanella in questo senso interrompe lo svolgersi della preghiera, e ancora una volta un problema di spazi perché i bambini devono passare, i ragazzi devono attraversare, passare in mezzo alle persone che pregano fondamentalmente, ed è un problema di suoni perché i suoni della preghiera entrano all'interno delle case generando, diciamo, situazioni di fastidio, chiamiamolo così. Poi non entro nel merito ovviamente di questa discussione perché ce ne vorrebbe una per ogni caso singolo, ma niente, non so se ho ancora tempo. E diciamo che il tempo scorre in fretta. Quindi forse è meglio chiudere, dici, va bene. No, magari giusto un paio di riflessioni, che dici? Ok, d'accordo, va bene. Allora, diciamo che come eravamo d'accordo, giusto? Mi avvio verso queste riflessioni conclusive. Che dire, che non vorrei concludere soltanto su questo, ma vorrei fare una summa, perché è chiaro che, riferendomi a quest'ultimo video, a quest'ultima tipologia di appropriazione dello spazio urbano, sono tantissime le considerazioni che si potrebbero fare in relazione alle comunità, in relazione ai singoli, in relazione appunto alle decisioni di frequentare uno o l'altro spazio. Ma ci sono alcune riflessioni dunque che mi conducono ad alcuni aspetti chiave, ecco, chiamiamoli così, che Raffaele ha ricordato nell'introduzione e che sono legati al concetto di cosmopolitismo. Una riflessione chiave è proprio quella sulla cittadinanza. E questo è un aspetto che emerge dal discorso sugli spazi urbani in relazione alla presenza o all'assenza, in relazione anche alla rilevanza che le comunità possono avere nella sfera pubblica. C'era un adagio tedesco che avevo ritrovato quando tempo fa stavo studiando alcuni testi nel Die Stadt, che dice: l'aria della città rende liberi. Chiaramente figlia di un paradigma nel quale era la città l'esempio della libertà, della cultura individuale, di quel distacco forte tra rurale e urbano, definiamolo così. Ancora un urbano chiaramente non ben definito, non lo è tuttora. L'aria della città rende liberi. Bene, oggi è difficile pensare che l'aria della città renda liberi per certi versi, perché riallacciandoci al tema della cittadinanza troviamo diverse contraddizioni. È un tema che riveste una fondamentale importanza nel dibattito europeo, sicuramente, soprattutto in relazione anche alla ricomparsa di sentimenti sovranisti, di sentimenti nazionalisti, veramente attualissimi. Ed è proprio in questa tensione, diciamo, tra globale e locale che si inserisce questo concetto di una cittadinanza che possiamo definire una cittadinanza in divenire, diciamo. Una cittadinanza che è democratica, ma secondo la definizione di Pierre Lévy è demodinamica, ovvero dovrebbe essere demodinamica, dove il kratos, quindi il potere, viene sostituito dalla forza. E la forza è una forza creativa, è una forza trasformativa dello spazio urbano, che è probabilmente implacabile in questo senso. Quindi questo spazio pubblico è così creativo, così ibrido, così osmotico, dà voce a questo dibattito su queste forme di resistenza urbana direttamente collegate appunto al tema della cittadinanza, come ricordava uno dei maestri della sociologia contemporanea, che è
Lefebvre, come ricordava Baubock, o come ricordava Friedman, che, per citarne alcuni, che parlava di una cittadinanza attiva, ma nella propria declinazione spaziale, quindi è una cittadinanza spaziale. E ci sono diverse ragioni che sostengono questa tesi, che appunto sono la transnazionalizzazione, il networking delle economie e delle mobilità umane su scala globale, il rinnovamento, il cambiamento sostanziale delle dinamiche territoriali interne a quelle entità amministrative che conosciamo come stati-nazione, no? Che quindi perdono, anche in relazione a questo fatto, progressivamente la loro autonomia. La nascita di nuovi sistemi spaziali, come le città globali di cui parla Sassen, e anche le mini città globali o le città globali provinciali di cui ho provato, diciamo, a parlare oggi, ecco, utilizzando l'esempio di Cagliari. E quindi questo senso di cittadinanza attiva di cui parla Friedman è un senso di cittadinanza che è tendenzialmente orientato alla collettività, alla comunità urbana tutta, e che implica forme di responsabilità pubblica da parte di chi costruisce, da parte di chi la riceve. Quindi nell'ottica di una costruzione di una città come un vero e proprio bene comune, una città come opera, no? E quindi in questo caso forse non è neanche un azzardo parlare, proprio perché ci siamo all'interno di questo dibattito, di cittadinanza culturale. E perché ci conduce, diciamo, a ripensare anche le modalità attraverso cui valorizzare questa pluralità di significati, attraverso l'attribuzione di un diritto, in un certo senso, che è un diritto allo spazio, che è un diritto a costruire l'urbano, ed è anche un diritto a forme di esistenza e di resistenza nello spazio pubblico. Quindi una cittadinanza che possiamo definire, Raffaele ha detto, cosmopolitismo risorgente. Bene, questa cittadinanza in relazione al cosmopolitismo risorgente di cui parlava Raffaele è una cittadinanza insorgente, perché anch'essa è una cittadinanza dal basso. È una cittadinanza che si presenta attraverso delle forme spaziali di richiesta implicita di ingresso all'interno di uno spazio pubblico condiviso. Non so, mi fermerei qui, così non tolgo troppo tempo a un eventuale dibattito. Non si sente più? Allora, okay. Sì. Dovresti togliere dallo schermo... Ah, sì, pardon. No, la carità. Ok. Dunque, come immaginavo, avresti sollecitato un sacco di riflessioni, ho preso un sacco di appunti, e il tempo è tiranno, quindi mi piacerebbe giusto fare una riflessione e poi porre una questione prima del dibattito. La riflessione è proprio i presupposti, anche metodologici, che hanno spinto me a calcare molti di quegli spazi che hai esplorato anche tu, perché in realtà tu partivi da una prospettiva di scienze sociali con quanto geografo, io invece partivo dalla mia formazione islamistica africanistica, per cui il mio interesse rispetto ai muridi, insomma, chi affronta uno studio islamistico parte dai testi e non può non andare poi a verificare sul campo quello che dicono i testi, anche perché la vulgata mainstream vuole dare un'idea di mondo islamico monolitico, per cui ci sarebbero noi europei, occidentali, definiteli come vi pare, e ci sarebbero un loro, i musulmani, magari chiamati di volta in volta islamici. Invece chi parte da studi di islamistica sa che non è così, e quindi cerca le differenze, perché diciamo che il monolitismo islamico non esiste, cioè c'è una componente islamica che caratterizza diverse popolazioni, e poi ognuna di queste
popolazioni dà pure importanza al fattore islamico, ma sicuramente questo fattore non è necessariamente, anzi spesso non lo è, dominante. Nel caso di Muridi, l'essere musulmani, aderire all'Islam, è un fatto proprio, come dire, della comunità che proviene dal Senegal, con tutte le sue varietà. Quindi, niente, questo rapporto tra teoria e prassi, che cerchiamo, noi che partiamo da un approccio islamistico, africanistico, mi ha appunto condotto in Piazza del Carmine a confrontarmi con i Muridi e con Baifal, a partecipare alle cerimonie, izkir, alla menzione del nome di Dio, sia con gli uni che con gli altri, quello nello spazio pubblico, perché poi magari capita di cercarlo nello spazio privato. E quindi mi è capitato invece in via del collegio di essere invitato ufficialmente a partecipare all'iftar, il pasto di fine digiuno durante il mese di Ramadan. E quindi sono tutti luoghi che io ho visitato partendo da presupposti diversi, e poi comunque questi presupposti ci hanno fatto incrociare, perché magari tu partivi appunto da una visione generale, andavi al particolare, io cercavo quel particolare per distinguere dalla dimensione teorica, mentre magari per la comunità kirghisa io non sono stato tanto nello spazio pubblico ma in quello privato. Diciamo che ho conosciuto tantissimi kirghisi alle feste di compleanno di bambini, e poi per chi ha studiato il turco come me ci dicono sempre che il turco di Turchia appartiene alle lingue turciche, di cui fa parte anche il kirghizcha, quindi di sicuro avrò annoiato moltissimo le persone che alle feste di compleanno intervistavo, e quindi si parlava della variante di turco, c'era anche chi magari era laureato poi della variante di turco che ho studiato io, che è quella di Istanbul. Insomma, tutta una serie di riflessioni. Poi c'è il discorso della moschea o delle moschee, che a Cagliari ha creato tanto scompiglio, e che in realtà crea scompiglio anche all'interno delle comunità, perché nel momento in cui le comunità non sono monoliticamente islamiche, ma sono prima di tutto senegalesi, bengalesi, eccetera, eccetera, possono trovare un momento di conforto nella preghiera comune. Però nel momento in cui quel conforto viene disturbato da questioni di egemonia all'interno del gruppo, chiaramente il gruppo si spacca. E quando magari c'è un'idea nazionale, diciamo così, per semplificare, per cui magari i bengalesi si sentono un po' diversi da quegli altri, a me è capitato di dover assistere a un litigio tra un imam sciita iraniano che era un mio ospite, l'ho portato in moschea, in realtà era lo spazio che c'era al parco a Monteclaro, sì. No? Uh-huh. E si poneva il problema perché l'imam locale, che era sunnita ed era palestinese, in realtà come titoli rispetto al mio imam sciita, cioè era come confrontare uno dell'Accademia dei Lincei con uno che aveva la licenza elementare, con tutto il rispetto, dico, però era così. E quindi il rischio di incidenti diplomatici, quindi alla fine il mio imam non è andato a quella preghiera collettiva. Quindi tutta una serie di situazioni che magari possono interessare anche a te, ma in cui magari io mi sono trovato in mezzo più per il mio background, via dicendo. E poi per quanto riguarda l'avere affiancato, come si dice, la giornata dedicata ad Ahmadou Bamba all'inizio di giugno con Sant'Efisio, in realtà anche qua abbiamo un punto d'incontro, perché io tradizionalmente in epoca non di Covid finisco le lezioni proprio ai primi di giugno, e capita spesso il giorno che il giorno in cui si festeggia Ahmadou Bamba in Piazza del Carmine, poi c'è tutto il corteo che va verso la fiera, io lezione. E allora ne approfitto e faccio una lezione monografica sul Senegal, su Ahmadou Bamba e sulla Muridiya. E per far capire l'importanza agli studenti, alle studentesse, dico sempre: guardate, per i senegalesi questo festeggiamento è spostarsi da un posto all'altro, è quello che per i cagliaritani è Sant'Efisio. Io dico sempre così, vedo mi guardano un po' storto, quasi fossi un po' blasfemo, ma in realtà
io mi pongo al di sopra, guardo, cioè non al di sopra, al di fuori voglio dire, guardo con interesse ma anche con distacco dal punto di vista personale, certo, entrambe le situazioni, quindi non ho nessun problema. E quindi subito dopo la lezione io mi precipito in Piazza del Carmine, cerco di convogliare gli studenti con me, ed è qui il punto, la questione che volevo porre, ossia che è vero, tutto quello che hai detto è verissimo ed è bellissimo, quindi cosmopolitismo, Cagliari città cosmopolita, però mi chiedo, innanzitutto si pone sempre una questione legata al conciliare valori universali e al pluralismo, no? Questo sempre, l'abbiamo detto, no? Ma quello che mi chiedo, tutte queste cerimonie, una città cosmopolita, vorrebbero essere, come dire, aperte a tutti. Però, di fatto, quando vado a seguire appunto i festeggiamenti per Ahmadu Bamba, chi trovo? Trovo Gianluca Gaias, Gaspare Messana, Ivo Mugia, Cinzia Trini, insomma, sempre le stesse persone. Quando facciamo il percorso su Via Roma, io mi pregio sempre di ascoltare quello che dicono gli automobilisti bloccati dai vigili, perché ovviamente blocca in parte il traffico. Uffa, un'altra manifestazione, ma cos'è uno sciopero? Ma sono tutti africani, ma che cos'è? Cosa vogliono? Allora vai a spiegare, guardi, stanno celebrando un personaggio molto importante, è perché qui, insomma, mediamente il cagliaritano non sa niente di questa roba. E quindi c'è un aspetto proprio di cosmopolitismo che dovrebbe essere, come dire, anche condivisione, e spesso a mio parere non lo è, se non magari il primo maggio con i banchetti, la cucina culturale, che multiculturale, che diventa un po' folklore, ma qua abbiamo gli amici antropologi che potrebbero dare una risposta. Io da appunto con la mia formazione islamistica, africanistica, resto un po' deluso, e quindi volevo un po' porre questa questione, che già di per sé porta, potrebbe portare via molto tempo, insomma, un sunto, perché poi vedo che ci sono domande, quindi è il caso anche di rispondere alle domande poste dal pubblico. Allora, io sono brevissimo, vediamo. Dicevi prima, riguardo la prima riflessione, un Islam la prima è una mia riflessione, e quello che conta è il coinvolgimento delle comunità. Qua per esempio oggi si parlava di bengalesi, di senegalesi, sì, eccetera. Io dico, mettiamo anche che magari tra i bengalesi c'è un livello di studio non molto elevato, che magari non frequentino nessun tipo di incontro culturale, ma tra i senegalesi ci sono quelli che magari hanno un altro tasso, un chiaro interesse culturale variegato. Perché non ci sono oggi? Questo è un problema che ci siamo sempre imposti, eppure è così. Beh, sì, non so, cioè chiaramente non posso ovviamente rispondere se non con un'opinione a questa cosa. Quello che posso dire è che, ad esempio, negli anni ho visto alcune cose parzialmente, diciamo, cambiare. Queste celebrazioni sono sostanzialmente aperte a tutti, proprio perché sono estremamente pubbliche, come dici tu, ma nessuno lo sa in precedenza. C'è poca comunicazione. Il giorno, da un po' di anni a questa parte, è lo stesso giorno dei festeggiamenti, soprattutto i Baifal si occupano di distribuire dei volantini esplicativi, dove in, diciamo, due pagine, quello che poi qualcuno magari avrà voglia di leggere, c'è scritto chi era Sheikh Ahmadu Bamba, perché quel giorno la comunità senegalese di Cagliari fa questo tipo di incontro e manifestazione e così via. Quindi in un certo qual modo c'è una volontà anche di comunicarlo, e in più utilizzando anche i canali dei social network sui quali la diaspora moride è estremamente attiva. Tra l'altro questa è anche un'altra parte della mia ricerca sulla quale non mi sono potuto soffermare, sulla quale spero di poter andare avanti. Un aspetto determinante, secondo me, è quella che Bauman definisce la voglia di comunità, che è allo stesso tempo inclusiva ed esclusiva. E quindi anche forse è probabilmente il sentimento di avere una giornata dedicata, anche se è fondamentalmente
possiamo dire auto-organizzata o organizzata all'interno della rete della diaspora mulide, soprattutto in Italia, perché ricordiamo che la visita di Selim Mamor è a Cagliari il 6 giugno, poi è a Firenze il 7 giugno, poi è a Brescia l'8 giugno e così via, una sorta di tour. Che, sì, sì, quindi... giugno è il giorno per celebrare Ahmadu, sì. E il mese per celebrare Ahmadu Mamma, quindi in tutta Italia. Non è variabile, certo, certo, a seconda anche delle esigenze poi della guida spirituale e a seconda delle circostanze, ovviamente. Ricordo che un anno, ad esempio, è stato il 31 maggio. Sì, certo. Quindi chiaramente non posso, cioè non mi sono mai posto fondamentalmente questo interrogativo, se non come l'hai posto tu. Perché poi di riflesso tu dici ci sono all'interno della comunità senegalese diverse personalità che facendo un paragone così immediato e neanche troppo forse veritiero o forse sì con la comunità bengalese o la comunità pakistana, c'è un livello di scolarizzazione, un livello di istruzione più alto. E in effetti ci sono degli esempi che in molti conoscono, come quello di Sunugal, dell'associazione sardo-senegalese, diciamo, che si occupa di portare avanti un festival del cinema, al quale, come dici tu, anche a questa stessa manifestazione erano pochi senegalesi presenti. Sì, sì. Quindi tutto rimanda a una dimensione molto, io penso questo perché è così che un po' ho condotto questa ricerca, a una dimensione molto quotidiana e molto normale del vivere la mobilità. E quindi anche in riferimento alle divisioni interne, tu facevi l'esempio di un imam che poi generava un problema, come si può dire, un incidente diplomatico. Io dico invece che l'esempio che faccio è che è un po' come quando mia nonna dice che non vuole più andare a seguire quella messa perché il prete non gli sta simpatico. E quindi quello continua ad andare e va in un'altra chiesa. E così succede per le persone, per molte persone che frequentano una moschea piuttosto che un'altra, per vicinato, per prossimità, perché è il luogo delle relazioni sociali, quindi dove anche ci si può rincontrare al di fuori degli orari di lavoro. Quindi oltre ai fattori linguistici, e oltre ai fattori più strettamente legati alla fede, ci sono anche dei fattori, credo, penso proprio come che è questo anche il senso del cosmopolitismo, ovvero quello di normalizzare questo tipo di situazioni, questo tipo di considerazioni. Non so se ho evaso, ho risposto, almeno sì, in parte. Sì, certo, poi il dibattito è sempre aperto. Allora, ho visto che ci sono già due domande nell'uditorio. Una è di Michela Bonato, che pure la scrive, ma se volesse farla lei a viva voce saremmo anche più contenti, così si pronuncia, anche se non vuole, non la costringiamo, però sarebbe più dinamico se la... Michela Bonato? No, insomma, per velocizzare, lei chiede se tu Gianluca hai chiesto il permesso alla comunità prima di filmare e se qualcuno poi si è dimostrato non favorevole, in ogni caso come si è comportato a riguardo. Inoltre vorrebbe sapere, in merito alle processioni religiose, chi decide il percorso? Il comune entra nella discussione? Grazie. Allora, riguardo alla prima domanda, sì, ho chiaramente chiesto il permesso quando se non sei stato veramente scorretto, ecco. Quando mi sono recato in determinati luoghi, soprattutto quei luoghi privati, ok, o comunitari, per un esempio, quando in occasione dell'Eid al-Fitr o delle preghiere del venerdì, o negli anni attraverso questa diciamo processuale passaggio da una posizione di anonimato a una posizione di confidenza, ho trattenuto dei rapporti con lui. Ogni volta mi chiedeva, cioè ci sentivamo anche per altre cose, quindi ho avuto il suo giudizio favorevole, il suo acconsento alle riprese. Inoltre questa cosa, se posso aggiungere anche, tornando un attimo sul metodo, è anche un po'
la fotografia e il video in questo caso è stato anche uno strumento di comunicazione, perché se da prima, cioè, se l'obiettivo è un po' un mirino, è un po' una canna di fucile puntata in un certo senso, dall'altro è anche un mezzo, uno strumento di comunicazione, e quindi questa mia presenza, mia e del mio collaboratore, è stata vista come la volontà di partecipare alla condivisione e anche alla creazione di questo spazio, nel momento in cui questo spazio veniva reso pubblico attraverso questo video. Okay? Ci sono altre comunità, ad esempio come la comunità ortodossa della chiesa di San Saba, che fa capo al patriarcato di Mosca, che hanno adesso qualcuno che si occupa proprio di fare questo, di fare dei video, dei foto da comunicare attraverso i social network e attraverso dei siti dedicati. In secondo luogo, sì, c'è stato qualcuno che veramente si è chiesto cosa stessi facendo, e in quel momento è stata la mia premura spiegare cosa stessi facendo, è stata mia premura ottenere il consenso, o qualora non avesse voluto, non è mai successo, anche ovviamente limitare il tutto e escludere la sua persona dalle eventuali registrazioni o dalle eventuali foto. Quindi no, non c'è mai stato nessun tipo di problema esplicito da questo punto di vista. In secondo luogo, le manifestazioni nello spazio pubblico non richiedono in parte questo tipo di prassi, anche se per correttezza ho sempre chiesto questa cosa. Anche nel caso, ad esempio, della manifestazione di Sheikh Ahmadu Bamba, ci ritrovavamo ad essere tra i fotografi ufficiali, cioè ho conosciuto anche quelli che poi erano i fotografi ufficiali e sono stati loro il mio canale, diciamo, di intromissione, tra gli altri. Ho conosciuto anche persone che facevano parte di una televisione di Treviso, che è una televisione senegalese con sede a Treviso, che ha un programma su Sky, con i quali avevamo scambiato un sacco di informazioni. Un cineasta francese che si chiamava Jean de Boisson, si chiama Jean de Boisson, che per l'occasione ha fatto anche lui un video sulla comunità dei Baifal. Mi permetti poi di aggiungere che in realtà per certe modalità dinamiche, in ambito sufi spesso si vuole esibire proprio. E in questo, per esempio, i Baifal di certo non sono timidi al punto da dirti non riprenderci, non mi risulta, non so se ti sia mai capitato, ma no, anzi, se avessimo potuto vedere anche un altro video, che magari per chi volesse potrei appunto passarglielo, è visibile a un indirizzo web che è mio personale, si chiama www.migranti.it, e ci sono addirittura delle immagini riprese all'interno di un cerchio dove il gruppo dei Baifal in quel preciso istante canta e inneggia in un certo qual modo alla spiritualmente parlando. Per l'altra domanda, quindi era per le traiettorie, per i percorsi, beh sì, inevitabilmente sono concordati col comune, non sono mai delle manifestazioni spontanee. Tra l'altro, alla manifestazione di Sheikh Ahmadu Bamba prende parte non soltanto, penso anche per conoscenza, il comune, ovviamente il comune di Cagliari, ma il comune di Monserrato, che con i suoi esponenti dell'amministrazione ha sviluppato una sorta di gemellaggio con una città di senegalese, che adesso non ricordo bene, ma mi pare fosse Djourbel, adesso non ricordo, probabilmente no, adesso non mi ricordo bene, non vorrei dire una fesseria, comunque è gemellato con una città senegalese e quindi ad accogliere questa figura importante per la confraternita. Già dal suo arrivo in aeroporto non ci sono soltanto le personalità di spicco della comunità senegalese cagliaritana, ma ci sono anche appunto il sindaco di Monserrato, il vice sindaco e così via. Ricordo che l'anno scorso c'erano alla fiera, che è il luogo dove si conclude la manifestazione, appunto il sindaco di Monserrato, ma anche il vice sindaco di Cagliari, c'era Selim Mamor, e si è sviluppato questo dialogo che poi era un inno corale al dialogo interreligioso. Quindi sì, ci sono dei contatti, degli accordi, delle collaborazioni.
Bene. Quindi hai concluso con questa risposta, sì? Sì, sì. Perché ci sarebbe Alice Salimbeni che avrebbe una domanda, ma la vuole fare a viva voce. Prego, Alice. Ok, non so se mi sentite. Sì. Benissimo. Non allora, ti vediamo, però. Ah, va bene, metto la webcam. Non era previsto. Ok, mi vedete? Sì. Eccoti, sì. Allora, innanzitutto grazie mille. È stato molto interessante, avrei diverse domande, però ne ho scelta una. Nei primi audio che ci hai fatto sentire emergono quasi solo voci maschili, però conoscendo quei quartieri per esperienza personale, perché ci sono andata diverse volte e via dicendo, so che ci sono anche tantissime donne che praticano quegli spazi e si sentono soltanto nel caso delle badanti che ci hai fatto sentire prima. Però a partire da questa osservazione personale ti volevo proporre una riflessione più generale rispetto, sì, certamente anche al genere, ma non solo rispetto al genere, direi che è più relativa ai diversi comportamenti sociali che si assumono nello spazio, che diversi gruppi assumono nello spazio, che diversi soggetti assumono nello spazio e che penso non siano unitari. Quindi provo a spiegarmi meglio. Mi sono immaginata che diversi corpi nello spazio, avendo un diverso potere di utilizzare lo spazio, abbiano anche un diverso potere di esprimersi da un punto di vista sonoro nello spazio, e magari alcuni gruppi, proprio quelli che hanno il diritto di utilizzare lo spazio, si fanno sentire più di altri. E proprio perché hanno il diritto di utilizzare lo spazio, hanno anche più diritto e più capacità di farsi sentire nello spazio. Però tu registri quello che si sente nello spazio. Ma ci sono anche soggetti presenti in quegli spazi che però non si fanno sentire nello spazio perché hanno un minore diritto di utilizzare quegli spazi, insomma. E in certi casi questo vale proprio per le donne, ma non solo. Quindi mi sono chiesta se avessi ragionato sui silenzi dello spazio, trattandoli come suoni, quindi se avessi ragionato su ciò che non si sente, su chi non si sente, mi sono anche detta che forse mappare soltanto i suoni e non solo i silenzi potrebbe in un certo senso fare correre il rischio di produrre una rappresentazione dello spazio in cui si sentono solo i corpi forti dello spazio. Non so se mi spiego. Perché se questo accade, in un certo senso, lavorare solo sui suoni e non sui silenzi è un po' come silenziare chi già nello spazio è silenzioso o silenziosa. Non so se si è capito quello che intendevo. Comunque. Ok, sì, sì, si è capito. Allora, provo? Vai, vai. Ok. Diciamo, parto da un presupposto. L'idea era chiaramente quella di recuperare le presenze sonore. Tu dici anche il silenzio è una presenza sonora, come diceva Cage, no? Però, come ha dimostrato tra l'altro, però in realtà non penso che sia proprio così come dici tu. O meglio, ci sono diverse presenze all'interno di quello spazio che sono sia maschili che femminili e che condividono lo stesso, utilizzano. Parlo proprio della via San Giovanni, che quindi conosci, e a pochi metri di distanza c'è il Tempio Sikh e questa parte, diciamo, di via San Giovanni, che è quella più vicina al bastione, che è più a carattere abitativo, residenziale, dove abitano più famiglie bengalesi, principalmente. Spero che diverse figure femminili utilizzano quello spazio, ma è anche vero che non lo utilizzano a livello sonoro, e ho ragionato chiaramente su questa cosa, udibile in questo senso. Non ho ragionato in termini di silenzio, perché altrimenti avrei potuto classificare anche soltanto quello. Invece ho classificato soltanto le presenze intuibili, le presenze udibili. È vero che la maggior parte delle presenze relative alla comunità pakistana e alla comunità bengalese in quello spazio sono uomini, anche perché è vero che sono loro, come dici tu, che sono corpi forti, il loro corpo nello spazio, la visione principale, spostandoci per un attimo dall'udito alla vista. Se però si fanno 100 metri, al Tempio Sikh non è la stessa cosa, per esempio. Quindi quelle voci che non abbiamo potuto ascoltare, abbiamo ascoltato solo due esempi, si sentono, e come, all'interno
di quella rappresentazione. E quelle voci sono appunto voci di donne e di bambine che cantano, ad esempio, che per uno che magari ragiona su questioni anche più approfondite, che riguardano non soltanto la presenza nello spazio, ma riguardano la presenza o l'assenza nell'ambiente domestico, e la presenza, cioè, o riguardano magari una dimensione più religiosa anche, meno, come posso dire, meno estetica di quello che poi è quello che appare, rivela anche questo, rivela anche delle disuguaglianze, come dici tu, che in questo senso possiamo esemplificare come disuguaglianze sonore, quindi dei disequilibri tra una presenza sonora forte e una presenza sonora debole, quasi inesistente. In realtà in sottofondo lì non si sentiva bene l'audio, però si sentivano delle voci di donne e bambine, soprattutto, e bambini che giocavano. Questo suono è stato ciò che mi ha colpito di più. Ti dico la verità, non è stato il genere, mettiamola così, ma è stato proprio lo strumento, perché quei due che stavano parlando avevano un carretto che trasportavano lungo tutta la via San Giovanni. Quindi il mio intento era far risaltare questo carretto in maniera tale che anche un carretto di ferro che porta delle merci da lì fino al bastione rientrasse a far parte di quella narrazione che è diventata quotidiana di uno spazio sociale come il quartiere di Villanova e come la via San Giovanni, che è appunto tradizionalmente connotato per essere una contrada, quasi un paese, e che ha subito poi delle forti modifiche. Però sarebbe super interessante approfondire proprio questo aspetto e ragionare anche appunto sul silenzio, come dici tu, è molto interessante. E ci ho ragionato, ma non l'ho fatto, e quindi è bellissimo. Grazie. A te. Dunque, ci sarebbe adesso una domanda di Mauro Contu, non so se la voglia fare lui sempre a viva voce o se... Mauro Contu? No, non la fa, allora la leggo. È stato possibile rilevare nel corso della ricerca se e quanto c'è stato interessamento dell'istituzione municipale nell'approfondire le relazioni con le diverse comunità presenti e o come sfruttarle per favorire il confronto con i cittadini autoctoni? E un po' si ricollega a quello che si diceva. Nicola, scusami, ma non ho sentito la parte ultima della domanda perché non ci vedevo più niente e adesso voi probabilmente non vedete me, ma ho dovuto accendere la luce. Allora, è stato possibile rilevare nel corso della ricerca se e quanto c'è stato un interessamento dell'istituzione municipale nell'approfondire le relazioni con le diverse comunità presenti e o come strutturarle per favorire il confronto con i cittadini autoctoni? Non c'era una virgola. Ok, in parte è stato possibile. Si trattava di un'analisi spaziale che quindi non ha voluto sicuramente estromettere anche il dialogo, la rilevanza politica poi dello spazio, perché lo spazio è eminentemente politico, e il territorio soprattutto. Quindi sono state prese in considerazione soprattutto alcune testimonianze di alcune persone che facevano parte dell'amministrazione locale in diversi periodi, in diverse legislature, attraverso testimonianze dirette, qualche intervista e anche attraverso quelli che erano alcuni dispacci comunali in relazione, diciamo, agli eventi o alle cose che non esistono. Mi riferisco in particolare alla moschea, alla costruzione di una moschea, pardon. Quindi ci sono delle posizioni contrastanti. Come potete immaginare, nel dialogo con le istituzioni c'è una difficoltà di fondo che si riallaccia a quello che diceva Nicola, appunto, quindi a questa visione monolitica dell'Islam, di un Islam che di fatto è tutto fuorché monolitico, soprattutto a livello territoriale, a livello di base, diciamo. Quindi se da un lato c'è la volontà anche delle comunità di porsi come attore unico per dialogare con le istituzioni e per riuscire appunto quindi forse ad ottenere qualcosa di più, perché di riflesso dall'altra parte nelle istituzioni c'è qualcuno che pensa che devono presentarsi unicamente,
dall'altro ci sono delle divisioni interne che quindi impediscono in maniera fruttuosa questo dialogo. E quello che io ho potuto osservare è che queste divisioni di fondo sono proprio delle incomprensioni vere o presunte, ok, che alla base hanno proprio questa mancanza di dialogo interno ed esterno. Ti faccio un riferimento specifico a un'intervista che avevo fatto con un assessore che è molto interessato a queste dinamiche, diciamo, e diceva che riguardo la costruzione di una moschea, diceva, ma è necessario che loro si presentino come un gruppo, perché poi vengono qui con il progetto e il progetto poi non è approvato e poi questo, io vorrei andare. In realtà poi è chiaro che questo progetto non c'è, ma c'è magari la volontà di qualcuno di farlo, c'è anche la volontà, prima di avviare un progetto così importante, forse di ricevere una sorta di riconoscimento pubblico, che quindi non relega la presenza di determinate comunità a a stare per anni e anni e anni in una moschea che poi non è una, che è un centro di preghiera, che non è una moschea ma è una casa in mezzo alle altre case. In più, un altro appunto potrebbe essere fatto su queste, su questioni relative a quello che Kim Knott descrive e che definisce come l'establishment religioso. Quindi in questo senso è stato possibile vedere come quelle che sono le religioni forse più vicine alla tradizione cristiano-cattolica abbiano avuto anche più facilità nell'ottenere degli spazi. Mi riferisco ad esempio alla Chiesa ortodossa rumena, che svolge le proprie funzioni in coabitazione con la Chiesa cristiano-cattolica in Piazza del Santo Sepolcro, o alla Chiesa, non so, alla Chiesa ucraina, che è in via, non mi viene, a Stampace, ha ottenuto degli spazi a Stampace, di una chiesa che veniva usata prima come deposito proprio per Sant'Efisio, tra l'altro. E questa facilità di ottenimento degli spazi non si ha dall'altra parte da una religione che è considerata da dei gruppi che sono considerati più diversi fondamentalmente, perché hanno meno affinità. Quindi il dialogo esiste, ma non è strutturato, se questa è la mia risposta, diciamo, e quindi non è proprio proficuo. Non sento, Nicola. No, io no. Ok. Nicola, attivati l'audio. Oh, ecco. Adesso sì. Mi senti? Sì, adesso sì. Ma non senti dall'inizio. Vabbè. Forse c'è un sovraccarico dovuto al tempo. Oh, ok, ora mi appare. Allora, c'era una domanda di Raffaele, insomma, del nostro dottorando greco. Io gli consiglierei di farla lui a voce, era quello che dicevo, leggi la chat che c'era la domanda, dicevo. Ok, Raffaele, ci sei? No, forse non ha neanche lui il microfono, allora leggo la domanda. Oggi il mondo digitale rappresenta una gran parte della nostra vita e cambia totalmente le quotidiane e i modi di relazionarsi, forse ancora di più quelli delle persone che vivono e lavorano in un altro luogo da quello diverso da quello di origine. Come possiamo studiare le espressioni, pratiche, forme di cosmopolitismo nello spazio privato che molte volte appartiene al mondo digitale? Non so se è chiara la domanda. Provo a dare una risposta.
Sarebbe stato meglio che la facesse Rafael. No, Rafael. Dal vivo. Sì, come possiamo studiare espressioni e pratiche e queste forme di cosmopolitismo dello spazio privato, nello spazio privato. Ci sono diverse, probabilmente diverse modalità, diversi strumenti che ci potrebbero aiutare, uno dei quali, che è quello che io ho usato, per questo mi riferisco a questo, è stato un po' quello che viene chiamato, diciamo, netnografia, ovvero fare dell'etnografia sul web, sostanzialmente. È un po' una pratica di osservazione sul web di determinate circostanze legate a gruppi, a individui, a comunità, ma per lo più, appunto, come possiamo immaginare, legate a individui singoli che di fatto consistono in una mole di dati impressionante, cioè questo tipo di pratica ti consente alle persone con fondamentalmente un tacito assenso di entrare nelle vite quotidiane delle persone, di entrare all'interno di luoghi dove probabilmente è difficile entrare fisicamente, è per questioni relative, come dice Raffaele, alla distanza, è per questioni relative alla diffidenza, è per questioni relative alla scarsa conoscenza. Ad esempio, io mai mi sarei sognato all'inizio di, o forse sì, forse l'avrei potuto fare, come mi è capitato in altre occasioni, anche all'estero, per esempio, non avrei pensato di poter entrare a casa di alcune persone. È stato un rapporto che si è chiaramente consolidato nel tempo, quello di conoscenza, quello appunto dell'acquisizione di una certa familiarità e di una certa confidenza. Lo strumento etnografico, invece, quindi il web e soprattutto i social network, ti consentono di arrivare a una mole di dati impressionante ed è da guardare forse anche con, diciamo, non con leggerezza, in un certo senso, proprio perché esistono all'interno di questo contenitore una serie di innumerevoli di dati sensibili. E di fatto però è un po' come condurre un'analisi nello spazio pubblico, per come l'ho visto io. Cioè, queste nuove emersioni del web sono spesso spazi che nella realtà materiale delle cose non esistono, non possono esistere. Faccio un altro esempio. C'era un periodo, una pagina sulla moschea di Cagliari. La moschea di Cagliari non è mai esistita fondamentalmente come progetto vero di moschea. Quindi quello spazio web era anche uno spazio di incontro, uno spazio di dialogo, uno spazio sociale che poi non è proseguito, che esisteva sul web, anche perché fondamentalmente quello che noi facciamo adesso attraverso il computer, attraverso lo smartphone, non è altro che estendere in un certo qual modo il nostro corpo, e quindi non è altro che estendere anche lo spazio pubblico, che è uno spazio in questo caso di confronto, di comunicazione, di dialogo, a uno spazio virtuale. Virtuale inteso come, non come virtuale, come irreale, ma in un'accezione diversa che è quella di non attuale, ok? Quindi è uno spazio attuale in potenza, fondamentalmente. È molto più reale di quello che ci dica la contrapposizione di reale e virtuale. Quindi io ho tentato di condurre questa indagine attraverso il web, ed è un'indagine che poi mi ha suggerito diverse considerazioni riguardo, ad esempio, la morte. Adesso lo metto così, vado sul funereo in conclusione, però riguardo la morte, perché la domanda era dove come quello che, cioè, quello che si sa, dove vanno le salme, quindi le salme degli stranieri, dei migranti e così via, generalmente ritornano nel paese di origine, ma c'è pur la volontà di commemorarli. Quindi ho visto che c'è stata un'esposizione, diciamo, sul web di queste pratiche legate ai riti funerari di alcune persone nello specifico, anche di fatti relativamente recenti. È una considerazione che mi è stata suggerita poi da un libro che avevo avuto modo di leggere, che riguardava la strage degli eritrei nel Mediterraneo,
è il seppellimento di corpi in luoghi di nessuno, cioè in cimiteri di piccoli paesi della Sicilia e così via. Quindi il web fondamentalmente si costituisce come una sorta di cimitero, qualcosa di commemorativo in alcuni casi, e questa è una considerazione alla quale mai sarei potuto arrivare senza l'ausilio appunto di questo strumento. Oh, ok, mi sembra che si è parlato molto. Ah, vedo che Felice ha alzato la mano, io però vorrei giusto, Felice ha alzato la mano, no, la riabbassa. No, no, l'ho alzata, buonasera a tutti, sì. Felice, però vorrei dire, vedo anche un'altra mano alzata. In realtà la piattaforma è connessa da 3 ore e 23, sono le 6:41, siamo abbondantemente oltre l'orario previsto, quindi chiederei a Felice di essere sintetico, a Gianluca di rispondere in maniera sintetica, idem a Eleonora Todde. Sì, grazie Nicola. No, ma in realtà appunto quella che volevo fare è una considerazione che può anche non sfociare in una risposta specifica. Volevo soltanto manifestare niente, appunto, tutto l'interesse per questa densa, ricchissima comunicazione appunto di Gianluca Gaias. È stato molto importante come antropologo vedere svilupparsi questo discorso, soprattutto sul versante che mi ha colpito di più, che è quello della costruzione della lettura e dell'interpretazione appunto dello spazio, che è questa dimensione straordinaria che in effetti produce questo senso, come dire, questa possibilità di parlare della costruzione di spazi pubblici in questa direzione multiculturale. Devo dire una cosa, l'elemento che forse mi ha colpito di più, che forse tende a teso un po' anche a mettere in qualche misura in discussione anche questo stupore, questo grande interesse, è stato il momento di frizione etnografica determinato per l'appunto da un dettaglio del film, del bel film appunto che ha realizzato con il collega con il regista, l'autore Congio, e cioè la campanella della scuola. La campanella della scuola indica l'emersione etnografica di un momento di frizione che sembrerebbe mettere, come dire, in una situazione veramente di conflitto generale il problema della contesa, della conquista, dell'occupazione di questi spazi pubblici. Cioè, sembrerebbe quasi indicare che la contrattazione di questi spazi, questa occupazione centrale dello spazio, ad esempio della comunità musulmana che celebra appunto la sua preghiera, si è fatta in un contesto comunque molto problematico, in un contesto in cui ci sono delle frizioni di potere e in cui ci sono volontarie, come dire, messe in scena di se stessi, ad esempio l'occupazione di uno spazio interno e islamizzare per qualche momento questo spazio interno che come sembrerebbe avere la connotazione anche, come dire, di una sorta di contesa, una lotta, ma di un qualcosa che ha come dire, una dinamica politica che comporta frizioni. Volevo condividere solo questa sensazione, fare complimenti di nuovo e compiacermi del fatto che il nostro Gaspare Messana fa parte di questa congrega di studiosi, di bravissimi studiosi che lavorano in questa direzione. Quindi grazie ancora. Grazie al professor Felice Tinagallo. Vorrei dire che mi scuso magari per la brutalità. Vedo la mano alzata, no, è abbassata. No, no, quindi no, prima sono io per errore. C'era una mano alzata ed è quella di Eleonora Todde, che in realtà ha alzato per sbaglio, perché sarà lei a dare i saluti finali, ad arrivare alle conclusioni e a ricordare gli altri appuntamenti. In realtà ci sarebbe stata un'altra domanda, però forse siamo veramente fuori tempo massimo. Quindi, non so, Eleonora, ti invito a comparire, a palesarti. Eccoti, salve. Ciao, allora... Vi faccio i complimenti per questo pomeriggio, per l'interessantissima, insomma, relazione, lo scambio che c'è stato, a dimostrazione anche
gli interventi del pubblico. Il numero dei partecipanti è stato veramente altissimo, hanno resistito quasi fino alla fine, c'è stato un cedimento nell'ultima mezz'ora, ma era assolutamente prevedibile dopo un incontro insomma così denso. Io cosa faccio? Io vi ricordo a tutti voi i prossimi incontri. Il 6 novembre abbiamo la dottoressa Monica Mereu che ci presenterà un intervento dal titolo Dal quartiere alla metropoli, memorie dalle comunità ebraiche di Teheran. Poi a seguire ci sarà il 19 novembre Giuseppe Secche, il 4 dicembre Matteo Petracci e il 17 dicembre Alessandro Porrà. Ma ogni appuntamento verrà diciamo ricordato quello successivo. Vi invito, ho già scritto nella chat, però siccome oggi abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma assolutamente risolvibile, soprattutto in merito all'accesso, vi invito a scrivermi alla mia mail istituzionale, quindi eleonora.todde@unica.it, soprattutto per gli utenti di Unica, quindi mi rivolgo ai colleghi e agli studenti, così da potervi inserire nel gruppo creato del progetto e avere un accesso diretto come membri del team e quindi una facilità, quindi non entrerete più, non sarete più in sala d'attesa, ma potete entrare direttamente. Agevolate il lavoro nostro, ma anche per voi è più facile organizzarvi. Quindi io vi saluterei, ringrazio ancora Gianluca per l'interessante esposizione e anche Nicola per aver così brillantemente condotto la serata. Sempre un ringraziamento al coordinatore del progetto, il professor Raffaele Cattedra. Grazie a voi e anche per ovviamente tutto quanto quello che c'è dietro. Per il lavoro fatto e grazie anche a tutti quelli che hanno partecipato. Assolutamente sì. Possiamo salutare tutti che piano piano possono uscire. Mi sembra che fosse previsto un video finale per chi vuole rimanere ad ascoltare. Esatto, adesso ecco. Vediamo se ci riusciamo. Quindi chi vuole lasciare lascia e poi chi vuole ascoltare e guardare questo video lo guarda. Arrivederci. Quindi Raffaele, scusa, ma quindi questo video va in registrazione, è una questione tecnica, giusto? Non c'è. Sì, se vogliamo, sì, se abbiamo la possibilità mettiamolo in registrazione, grazie. Perfetto. Benissimo, allora grazie a tutte e a tutti e buona serata. J'aime beaucoup les choses sur la route que je ne peux pas dire. Je dormais dans la rue, travaillais sans salaire. J'avais une famille, mais sur la route, c'est comme si j'étais un orphelin. Je connais ce qu'on appelle la souffrance. Mais quand tu sors de chez toi, tu sais en réalité comment est la vie. La musique est une chose qui a un grand espace dans mon cœur. Est une chose qui peut comprendre les gens, qui leur donne des conseils et qui leur fait comprendre que n'oublie pas d'où tu viens. C'est mon délire, je m'en fous des malades délire qui me cherchent mal au bélier. Ferme ta gueule, small bélier. Néro dans les guélias. Vu que je fais l'ambiance, je suis un démien. Tu me chèteras pas le niveau, je fous des gars, c'est pas délire. Red ma mère des small boss, je m'en fous des rats, je suis un gang. Tu me chèteras pas le niveau, t'arrives à mettre tes écrans. Rap comme tu veux, ton rap ne vaut pas. Fais du deal, c'est pas du crime. Avec mon gang, c'est l'ambiance totale. Quand je joue dans la TG, tu t'en bides. Négro, tu es le mec qui fait poser une émite. Viens t'en chahier.
fais du rap, c'est pas du délire. Attends, bélire, Picasso, mode, bois, je fais peur aux ennemis. Tu veux me tester, t'auras pas de cadeau, je suis dans tous. Quand je sors dans la cité, j'ai tout un vide, vide, vide. Au commencement, en fait, je n'aimais pas venir dans cet endroit-là, à la bibliothèque, je n'aimais pas. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas ce quoi j'allais venir faire ici. Mais quand je suis rentré dans cette bibliothèque-là, j'ai connu beaucoup de gens. J'ai connu des amis africains et j'ai connu des amis italiens. Les amis de Gambia, Mali, Sénégal, que je n'ai jamais vu en Afrique. Les gens qui m'ont donné l'envie de faire la musique, m'ont donné l'impression, m'ont donné le courage de suivre. My name is Mohamed. Vengo dal Gambia, from Gambia, in Italy, from 4th October 2016. This Quran is our tradition. I got it from my dad. My dad came from her dad. And my dad also came from her dad. So it's a long way. Jalia is a very important song because when we are Jalia, we are Griots. Jalia, no Jalia ke. Jalia, nama yoko kubaye. Jalia, no Jalia ke. Jalia, nama yoko kubaye. When you come to my room, if you want to know Angeli, if you come there, even 4 o'clock or 3 o'clock late time, I will always play this because it's make me to be happy. You know, it's always make me to be happy. When I'm angry, always, but when I see my Quran and I play my Quran, I calm down. I know what I'm going to do in my future. I will think something is good to my future. When I play this, I remember my mom, my dad, a beautiful family that I have here, and a beautiful family that I have here. Home and Italy here also. Swallow, yala, say for the mama, do for the children. Baruch the mama, do, tilo the mama, do. Omar do go here, I'm going to for the girls and the boys. Say for the mama, do for the yala. La kajalia, kamba kajalia, kere. Say for the jalia, kere. Passe qui a barcane jaliele, passe qui le canu come a caima bangene jaliele, a po jaliele velo nano le fanale, jaliele masakello le fanale, jaliele barcadulo le fanale, jaliele cana jaliele tu diamo un velo, la mia passa la vena,